Mio nome è di Broxnar, di clan di bambole di pezza, e noi essere pronti per uccidere Taruk. Volta scorsa noi arrivati fino a sala di trono d'imperatore e scoperto Taruk organizzato complotto con Golem. Se non fosse per Elfo Canterino che parla e non arriva mai, noi avere già distrutto Golem e Taruk. Nel frattempo Will e Tane, Nicandro, io non capisce più come si chiama, fanno cose, aiuta, Tane però molto bravo di tortura, e noi scambiato culturalmente su tortura, perché lui tortura con raffinatezza, io tortura con braccia di altri torturati. È molto interessante peraltro, una cosa molto formativa, grazie. E quindi adesso noi segue Taruk e probabilmente distrugge verso una, due ore. E quello che state ascoltando è Fumble! Una puntata che si intitola Persi nel tempo e nello spazio, cosa succederà? L'indizio è nel titolo. Allora, in compenso... È tutto il titolo della puntata. Bello! Okay. C'è un altro indizio sul tavolo, cioè perché Gianni fa un po' di metagame? Perché c'è una miniatura gigantesca di un drago manticora. Il solito drago. Esatto, che... penso che Claudio abbia tirato fuori per un motivo specifico. Poi magari ci sta trollando con le miniature come fa spesso. Lo faccio spesso e Taruk è un drago, quindi il drago c'è. A memento della vostra fine imminente. Va bene. Poi... sono contento che la gioia di morire. Esatto. Eccola, grande classico. Grazie Roberto. Grande però classico di Roberto. Però stavo riflettendo su questa cosa, che Roberto sembra negligente in questa cosa. In realtà è l'unico che si interessa tutte le volte che le cose stiano andando bene. No, è che io metto bene. Il telefono in silenzioso prima, poi vedo se è partito il filmato. In realtà è tutto un modo subdolo per ricordare, fatelo tutti. Esatto. Io non sono più su Facebook, non posso. Sono hipster. Sei uscito? Sì. E commentiamo dopo perché c'è pubblico allora. Okay. Anche perché io ti devo chiedere delle cose pratiche allora. Ho un utente, vabbè, okay, cioè, va bene, l'importante è che ci sia ancora spoiler. No, spoiler è un altro podcast di QWERTY, che è il network di cui Fumble fa parte. Fatto il ghiaccio, ecco, anche Gianni è iniziato la tradizione. È infettivo. Vabbè, mettiamo tutti il video con l'audio allora. Eh beh, tutti comincerete a tirare i dadi senza dire, cioè facendo come me, senza farvi vabbè, le prove. Vabbè, già iniziato. Lo so, ho già iniziato, è contagioso. Lo so, perché è contagioso. Come è contagiosa questa cosa di Roberto, come anche una cosa. E tu non riuscivi più a fare la matematica. La matematica. Tutto attaccato anche perché questo. Perché se capite la matematica non si alza, perfetto, e fa la matematica. Per adesso non sono grossi problemi. Per adesso il più infettivo sono io. D'accordo. Molto bene. Comunque, a proposito di Fumble Now, che è sono di sfuggita questa sera. Se volete aiutare Fumble a diventare un podcast sempre più figo, potete fare alcune cose, tipo andare su fumblegdr.it/shop e comprare o i nostri gadget o il manuale di 3D di Urban Heroes, con il codice Fumble Now. Potete anche comprare 13esima era passando dai link che ci sono nella puntata, ma non potete usare il codice Fumble Now. Dobbiamo... o potete, ma non succederà nulla. Se ci sentite rallentati, dobbiamo usare trasparenza, anche perché siamo talmente tanto unti che siamo completamente trasparenti come dei citopigi. Abbiamo mangiato dei codildi elfici. Esatto, il fatto che erano 50 kg l'uno, e quindi siamo abbastanza provati da questa cosa. Cercheremo di essere il più possibile proattivi. Wow, wow, visto che dovrà esserci un sacco di combattimento, suppongo. Forse possiamo anche evitarlo. Chi lo sa? Però sarà non legale. Non è necessario. Dopotutto, 13esima era un sacco di poteri non legati al combattimento. Sì, io ne ho un sacco. Sì, certo, tipo quello. Ah no, a battaglia. Una volta al giorno a battaglia. Ah, no, perché non avete neanche un mago. Il mago delle cose di utilità ce l'ha. Davvero? Sì, tipo il fulmine lo può sparare anche se non è in combattimento. No, scherzi a parte, potete andare su qwerty.it/associati, diventare soci di QWERTY o fare una donazione. Se fate una donazione siamo contenti, se fate una donazione continuativa, quindi diventate soci, siamo più contenti perché vi costa di meno al mese e a noi ci arrivano più soldi alla fine dell'anno. E soprattutto è una cosa più sostenibile per una questione di cash flow, cose molto difficili e complesse che la ci finanza, permettono di fare delle proiezioni, dei forecast, e fare degli investimenti bellissimi e fare un sacco di podcast. Hai detto bellissimi. Forecast e podcast insieme, quindi si sovrappongono. Va bene, d'accordo. Anche nella mia mente si sovrappongono, esatto, perché io in realtà non so cos'è un forecast. Salutiamo anche gli ascoltatori che urlano ovviamente Fumble Now! Che in maniera completamente imprevista è diventata la cosa che tira di più in tutto il mondo. No, non è vero, calcolatissima dalla prima puntata. Sì, lo sapevamo. È tutto marketing. Lo sapevate. Grazie, signor Botti, che ha inventato l'hashtag. Il signor Botti, grazie.
Grazie. Perché ogni volta che viene pronunciato Fumble Now, lui guadagna un centesimo. E se non si battono le mani un dopo... Un centesimo del karma. E se non si battono le mani dopo, muore una fata, peraltro. O un coboldo. Chi lo sa. A proposito di coboldi, coboldi non si sono ancora visti. Coboldi! Fitz è ancora disperso. E abbiamo chiuso la puntata con William che diceva: lasciate andare avanti me perché sono più silenzioso. Esatto. Ha aperto le porte ed è uscito dalla stanza. Forse è troppo silenzioso. Quanto tempo è passato da quando è uscito dalle porte? È passato una decina di minuti ormai. Una decina di minuti sono 9 minuti di troppo per quanto mi riguarda. D'accordo che si prende dei rischi, però potrebbe tranquillamente esserci rimasto secco e noi non abbiamo... stiamo perdendo il fattore sorpresa. Anzi, abbiamo perso il fattore sorpresa tempo fa. Stiamo perdendo il vantaggio di tempismo che avevamo. Quindi io proseguirei, a essere del tutto onesto. Vuoi sapere mia opinione? Io andare diritto fino a Drago, stacca testa di Drago e questo finisce. Poi se arriva due cani che parla e porta via Drago... Ma non volevamo ancora, richiamarlo qui. Tiene Drago. Volevamo richiamarlo qui. No, tu stoppato richiamo perché tu dici non si capisce se convoca, se questa era prima di arrivare qui. Più tutte queste no, cose. Questa era due ore fa. Ha ragione. E dov'è di Bacinella o di Pozza dove io immerge fino a Cintola? Te la vado a trovare in effetti, perché qui l'acqua non c'è. C'è il sangue però. Sì, no, ma serve la bacinella, si deve immergere fino alla cintola, fino alla cintola. Ma c'era una scalinata con la rientranza, non può funzionare, non poteva funzionare. Al piano di sotto? Dove c'era di trappola, che poi lui finito in qua trappola. Qua non c'è un posto dove possiamo mettere due cose e fare... No, era la stanza della corte dell'ingresso. Sotto si poteva, ma la tua giusta premura è che c'erano anche 12 golem incredibili. Qua invece non c'è niente. Mi rifai vedere la stanza di questo dove siamo? Sì. In realtà regalatoci da una persona molto simpatica, a cui non piace il cinese, per niente. Mica che buono. Ma adesso verrà ridisegnata col pennarello perché è più veloce. Certo che sì. Era una stanza abbastanza lunga. Una stanza abbastanza. Che belle battute. Gira tutto intorno. Era abbastanza. Un'abbastanza, ce n'è abbastanza. Gira tutto intorno abbastanza mentre si danza. C'era sì. il trono. Mica che panza, direi. Con dietro il passaggio segreto. Le varie tavoli e panche che c'erano dove vi eravate seduti quando eravate venuti a corte sono stati buttati di lato, anche perché c'è una striscia di sangue, se non mi sbaglio. Non c'è una striscia di sangue che esce dalla porta qua in fondo alla stanza. Qua davanti al trono si è bloccato il golem, esatto, sì. Con il candelabro mentre se lo toglieva. E vi ricordate, anche perché ci sono ancora le due pedane, che di quelle statue ce n'erano due. Sì, il golem non c'è più perché io l'ho smontato a pezzi la volta scorsa. Ah sì, è vero, è vero, è vero. Ho cercato di vedere se riuscivo a riutilizzare il meccanismo di sparafulmine, ma... Avevi recuperato la gemma che funziona una volta. Una volta, ok. E quindi niente... La stanza è così, William è appunto uscito dalla porta a cercare tracce eventuali, con voi c'è anche Moribrar, vi ricordo, che è il crociato, il crociato del crociato. Lapsus! No, no, perché è il qua crociato è, del crociato. È una miniatura molto più sfigata della nostra. Dai. Se era il crociato era alta così come miniatura. No, anche perché il crociato in realtà è un essere immortale che da secoli e secoli e secoli. E sono appunto 10 minuti ormai che William è uscito dalla stanza e non è ancora tornato. Ho appena scoperto una cosa bella. Noi di cerca di William, ma ricorda che manca altra statua, quindi altro golem in giro. Sbircio fuori. Allora, fuori vedi che c'è un... Vedi, te lo ricordi anche perché ci siete passati... C'è un lungo corridoio che dà su una stanza più sotto. In fondo, sia a destra che a sinistra, iniziano delle scale che scendono. Ok, quindi tipo androne di palazzo. E sì, siete a un piano rialzato perché prima, facendo il passaggio segreto, siete con le rampe saliti praticamente di due piani. Sotto c'è il salone principale da cui si entrava nel castello. Sento qualcosa. Quindi se io... sgattaiolo a terra qua c'è un muretto. Sì, c'è il muretto. Non con le... No, c'è proprio un muretto perché non è... E allora mi avvicino e sbircio di sotto molto attentamente. Ok, vedi anche che la striscia di sangue va verso sinistra. Striscio per terra. Strisci per terra e guardando da appena sopra il muretto,
Senti, innanzitutto quello l'avete sentito appena hai aperto la porta un minimo, che di sotto c'è gente. E sbirciando dal muretto vedi che effettivamente ci sono parecchi nani. Non sono nani ingegneri come quelli che avete visto di sotto, non ci sono ancora golem, sembrano più degli assassini ben preparati. Hanno sgozzato parecchie guardie imperiali. E cosa stanno facendo? Stanno controllando i cadaveri delle guardie che hanno sgozzato. Richiudo la porta, mi ritrascino dietro, richiudo la porta. Ci sono un sacco di creature ostili. Sacco? No, tante. Quante erano state? Una dozzina? Una dozzina di creature ostili. Hanno appena ucciso le guardie e sono nel salone. E stanno controllando i corpi probabilmente per portarli via. Diversivo? Guardo lui. Quello lì non può andare bene come bacinella. Scusa, prova a controllare un attimo. E cerco di farlo allontanare un attimo dalla discussione a Broxnar. Ok. Ti allontani a guardare la bacinella. Qual è la bacinella? Boh, gli ho indicato un punto a caso che è un po' rotondo. Un pezzo di golem. Okay. Sì. Ma che di bacinella io devo stare immerso di fino a cintola? Ah, ok. Moribra si fa avanti e vi dice: io sono quello meno adatto al combattimento di noi. Però sono bravo a fuggire. Beh, vuoi fare tu il diversivo? Portaci lontano. Ma noi da che parte andiamo? Il sangue va una volta che loro si sono una volta che sono allontanati inseguendolo, non ci facciamo strada. Se dici che il sangue va verso di sinistra, li attirerò verso destra a questo punto. Ma perché noi stiamo seguendo il sangue perché? Potrebbe essere dell'imperatore? Non lo so. Beh, perché. Beh, dalla scia è possibile che sia ancora vivo quello che è stato trascinato. Doveva il sangue, va la violenza, doveva la violenza, andiamo noi. Poi l'imperatore si fa picchiare così in un attimo. Cioè... è anche un drago, io che ne so. Sì, vabbè, cazzo, quello è l'imperatore. Forse non è l'imperatore. Però in ogni caso seguirà il sangue. Ma lui è di uomo che. A parte che. Non pensa a birra. Ma poi, scusami. Scusatemi, non sappiamo se è meglio andare a destra o meglio andare a sinistra. Non sapendo. Non abbiamo molto tempo, però. Quindi, ok, tu vai a fare il diversivo. Infatti, andiamo in quella. Nella direzione opposta. Quindi quanto hai bisogno prima che usciamo da questa stanza? Per averli allontanati tutti dalla stanza in modo che nessuno di noi li veda. E mentre lo guardo cerco di fargli capire con lo sguardo perché sono nani. Fa una rapida valutazione, gli ha detto che sono una dozzina di nani. Lasciatemi almeno un paio di minuti. Vorrei essere sicuro che mi stiano seguendo tutti. Perfetto, intanto passo di livello. Ottimo. È una cosa che si dice fra membri della Chiesa. Sì, sì, è una cosa... Sì, sì, è. Allora, penso che Path of Universal Righteous Endeavor non sia esattamente la mia strada. Way of the Evil Bastards, forse sì. Mi sa che l'avevi già adocchiato all'inizio. Sì. Beh, iniziamo a contare allora. Moribrar si avvicina alla porta e vi dice: se non dovessimo più vederci, è stato un onore. Apre la porta molto silenziosamente. Freccia in fronte e cade a terra. Sarebbe molto bello. Sarebbe bello. No, vi rendete conto che voi l'avete sempre abbastanza cagato poco, sì, perché sembrava un povero scemo, però è estremamente silenzioso, riesce ad aprire la porta in maniera molto più silenziosa di quanto l'avesse fatto William, che già era stato molto silenzioso. Ah. E si allontana verso destra. C'è del silenzio in lui. Di questa potrebbe essere utile una campanella. L'allarme. Un grosso pulsante rosso con scritto ERGA! Non so perché, ma lo vedo malissimo. Dopo qualche istante sentite delle parole in narico. Prego. No, dicevo prego perché io adoro il crociato, quindi prego. Broxnar, che credo sia l'unico che parla effettivamente il narico a parte Alphonse quando canta. Solo quando canta. O beve troppo. Sente che dice: hanno ucciso Rogar! Seguitelo! Che sia stato. No, scusate. Rogar l'abbiamo ucciso, sì. No, Rogar, perché c'è un disegno scritto Rogar col teschio? Perché l'abbiamo ucciso? Chi era Rogar? Che cazzo? Merbo. Oh, c'ho scritto qua. Vabbè, non è colpa nostra di c'era scritto. Vabbè, io sento questa voce, tiro fuori un coso.
Io ho scritto contratto Halfling Rovar con un teschio. Rovar. Chi è questo Rovar? Rogar, ha detto lui. Ha detto Rogar? Sicuri? Boh, non ero attento. È un nome nanico abbastanza. A me non interessa se Rogar o Rovar, io uccido tutte e due. E andiamo. No, mi sposto verso la porta. Abbiamo ancora un minuto e 30 secondi da dare. Io non ho mai concordato con questo piano. Però. Io mi sono davanti alla porta e tengo il tempo con la porta chiusa. Non sentite però passi perché lui è molto silenzioso e gli altri sono assassini ninja, quindi non sapete cosa stia succedendo. Io aspetto fuori. Due minuti e cambio incantesimo. Passano i due minuti. Io invece mi... Ok, non sentite altri rumori. Io faccio un fuori. Cenno di andare. Ah, 3000 coltelli. Vado a entrare morto sul... Vado avanti di io così tu non sporca tua armatura. Mi metto lì e guardo giù dal balcone. Allora, giù dal balcone vedi che ci sono effettivamente una dozzina di guardie sgozzate. O sgozzate o già fatto. Uccise. E... ci sono delle asce naniche che sono rimaste inficcate in alcuni corpi. Non c'è nessun altro nella stanza. Noti anche tu questa striscia di sangue, che non è proprio una strisciata di qualcuno che è stato portato via di forza, è qualcuno che sta sanguinando. Quindi sono più goccioline eccetera. Io voglio guardare il... cioè, per quello che ne so io, dato che ho sia... sia picchiato, sia tagliato, sia squartato che torturato, voglio capire dal tipo di ferita, da come è fatto il sangue, se, cioè, che genere di ferita è, se probabilmente è una ferita mortale sulla base di quanto sangue è, se cola lento, quindi può essere una cosa dei visceri o sangue venoso, piuttosto che non sia una roba che spruzza tipo arteria su tutte le pareti, giusto per capire come potrebbe essere messo chiunque stia sanguinando in questo modo. Ok, fai una prova di intelligenza e inquisizione. Ok. 5 più 7, 12 più 7 ancora, 24. No, 12 più 7 fa 19. Ma non fa silenzio, io so la matematica, va bene? La matematica, la matematica. La matematica. Quando il crociato 19. Fa le addizioni, può fare i numeri che vuole. Ok. Ah, okay. Faccio sempre 100. È una buona pace, esatto, con buona pace di Fibonacci. È una feature di classe particolare. Allora, il sangue è sangue umano, non è sangue umano, perlomeno umanoide, non è sangue come i nani mezzo drago che avete visto. Sì, verdona lì, orrendi, sì. Non ti sembra che stia spruzzando come un maiale sgozzato sulle pareti, anzi sta scendendo abbastanza lentamente, però è anche abbastanza copioso, nel senso è una bella quantità di sangue già persa, anche se non è una ferita che porterà alla morte in qualche minuto. Nella strema di quelle molto dolorose, però. Estremamente dolorosa. Okay. Io, siccome si beve sangue di nano tra gli orchi, annuso per sentire se... Non è sangue. È un interiore del 46. Ok. Buchi questo fruttato. No sangue di nano. È un Chateau Kazakh. facile essere sangue di uomo. Quando sono andato, cioè, scusami, l'ultima volta che abbiamo assistito alla festa, bla bla, c'erano molti umani a corte. Erano quasi solo umani. Vabbè, quindi potrebbe essere chiunque. Boh, andiamo, approfittiamo del vantaggio che ci ha dato Morivar. Sì. Non perdiamo tempo. Da che parte andate, quindi? Seguite il sangue? Sempre si segue scendi no, sangue. No, se lui è andato a tirarli dall'altra parte, noi andiamo dalla... Sì. Cioè, seguite sangue. Il sangue. Seguiamo il sangue. Io che ho detto... E io che ho detto lo chiarificavo a loro. Tu l'hai detto, chi l'ha detto in gioco? Io master l'ho detto e quindi in gioco nessuno lo sapeva, quindi l'ho detto io. Ma sì che lo sapeva. Va bene. No, digli di sì. Ok. Digli di sì. Comunque scendete le scale, vi trovate al piano terra e al piano terra c'è l'ingresso del palazzo sostanzialmente. C'è una piccola stanza che probabilmente era a uso delle guardie, appena di fianco al portone, mentre dall'altra parte non c'è assolutamente nulla, c'è solo il muro che va fino in fondo. Ok. Vicino a questa stanzetta di guardia... Siete pronti? Stiamo per ammazzare un drago. C'è un corridoio che si addentra ancora di più nel palazzo a piano terra verso sinistra e... Vi pare però che il sangue non stia andando in quella direzione, perché una volta che arrivate in fondo alle scale, la scia di sangue
torna nella direzione da cui siete arrivati, però al piano di sotto, quindi nella stanza che si trova sotto a quella del, del trono. Che noi sappiamo cosa c'è? Non ci siete stati l'altra volta. Ma possiamo arrivarci da qui? Beh sì, è lì davanti c'è una porta. Vado ad ascoltare. Io vado alla guardiola. Ok. Io faccio la guardia. Io sto attento a... Non è diventato giallo? E io sto... Invece tengo... Tengo l'occhio di dintorni. No, tira tu. Per vedere che nessuno si avvicini e che... Faccio da palo. Devo tirare per ascoltare o tiro Claudio? No, tira. Cosa sento? Fallitissimo. Quanto hai fatto in tutto? Pochissimo. Ma come? Tipo... Quanto sarà nobile, sarà... In cazzo, fra nobile 8... e saggezza. 8 e 7, 15. Allora, non senti passi né di Moribrar né degli altri nani, perché evidentemente sono molto bravi a fare il loro mestiere. Non ti sembra di sentire nemmeno il rumore dei golem in questo momento, che sarebbe un rumore evidentemente più forte. E non sei sicuro, ma per un attimo hai sentito qualche cosa spostare qualche cosa, potrebbe essere una panca, potrebbe essere una cassa, potrebbe essere qualcos'altro. Mi sposto dalla porta, faccio c'è qualcosa e aspetto loro che vengano, faccio anche un cenno a Broxner. Intanto arriva la guardiola, la porta è aperta. Cosa c'è dentro? Dentro vedi che c'è, intanto qua c'è una feritoia per vedere fuori. C'era una scrivania e una brandina evidentemente per le guardie che passano il tempo qua dentro. La scena per te non è particolarmente raccapricciante. Molta parte del pavimento è ricoperta di sangue. Non è sicuramente una sola creatura che è morta qui dentro. E da come è sparso il sangue, non pensi nemmeno che siano stati gli assassini nani. È più simile a quello che potrebbe fare una bestia selvaggia che si trova alle strette. Guardando dalla feritoia però vedi che nel cortile davanti al palazzo ci sono dei golem che si sono già attivati. Ci sono alcuni nani che stanno controllando che i golem siano a posto. C'è una strana luce verdastra che non dovrebbe esserci, considerato che ormai è tarda sera. Ok. Mi ricorda qualcosa la luce verdastra? Puoi provare a fare una prova di intelligenza e fai clan champion. Meglio 19 più 8 27 più 2 29. Hai già visto questa luce verdastra quando hai combattuto con Taruk nel passato, che però è il tuo futuro, che ormai è passato di nuovo. E è una luce che lo segue quando risveglia i suoi poteri draconici. L'hai vista quando lui si è trasformato in drago. Quindi è probabile che sia un qualche incantesimo o qualche potere di Taruk che si sta manifestando. 'No buone notizie. Ovvero? Ovvero di fuori ci nani già attivati di golem e soprattutto c'è luce verde che significa Taruk è diventato drago. Qui, ascolta. Andiamo nella stanza o troviamo un posto dove possiamo fare il rituale. E poi, altra cosa importante, dentro di gabbiotto di guardie è agito bestia selvatica. E lì c'è rumore di qualcosa. Importante. Perché no bestia, no drago, non stai in gabbiotto, quindi altra bestia in giro per... È possibile che stiamo seguendo una scia di sangue che è di una guardia, di qualche bestia che si è portata via. Ha ragione Al, perché farci strada in mezzo ai nemici quando possiamo portare Taro qua? Troviamo qualcosa che funga da... Che e la portiamo su nella stanza del trono che è pulita. Sì, la possiamo anche piantonare in qualche modo, la possiamo bloccare se arrivassero sui alleati. Quanto ti devi immergere? Fino a cintola. Mi metto a cercare. Posso provare a capire se dal rituale. Io l'avevo capito abbastanza bene il rituale l'altra volta, mi pare. Sì, a parte la traduzione su evocato, convocato, sì. Il fatto che deve essere immerso fino alla cintola,
È una cosa che è perché lui deve essere per metà coperto o perché è un certo volume di sangue che ci vuole? Nel senso, se lui si inginocchia... Acqua. Se lui si inginocchia e gli arriva la cintola, conta? Potrebbe. Quindi è più una cosa rituale che è esattamente il numero di acqua, che litri di acqua. Quello che mi viene in mente è questo. Io sono stato in castelli abbastanza spesso, ci ho passato tutta la mia... come si dice? Adolescenza barra età matura. Anch'io. Vicino alle sale dei banchetti dovrebbero esserci dovrebbero esserci le cucine. O quantomeno le sale dei fiori? Di fianco alla sala... Gli elfi mangiano fiori. Ci sono sempre le sale dei fiori. Tutti i castelli, no? Mica solo quelli elfici. No, in realtà... stanza delle arpe, di fianco alla stanza delle arpe. Perché di voi di elfi a fine pasto mangia fiori come capre? No, perché profumano. Di solito... Cosa è profumo? No, noi abbiamo la stanza delle arpie vicino, che è una cosa particolare in cui ci sono le arpie che tolgono gli intestini. Vabbè, non è un problema. Allora... se qua vicino ci sono le cucine, ci sarà un pentolone abbastanza grosso in cui Broxner si possa immergere almeno inginocchiato. Perché fanno da mangiare per 50-100 persone. Andiamo a vedere, cerchiamo da che parte saranno le cucine qua. Cerco di orientarmi. Quindi hai detto che non sono di fianco alla stanza della musica. Non... Se c'è, forse, non lo so. Noi non ce l'avevamo la stanza della musica, l'ho fatta mandire da tutta Trachis. Allora. È blasfema. Sì? È probabile che sia quella porta dove state ascoltando, sotto alla stanza del trono, che è anche dove vengono fatti i banchetti, è plausibile che ci possa essere. Io sto cercando di fare mente locale, facendo tipo, quindi se quella è la cucina, la stanza della poesia deve essere di sopra. Quella della musica non c'è, barbari. Allora, probabilmente è questa. Probabilmente è proprio questa. Allora prego, signori, io mi preparo dietro, con lo scudo che non so portare. No, tu lo sai portare. Ah, no, scusa, non l'hai detto ad alta voce. No, chiaramente no, lo so portare benissimo io, in realtà. E mi dice che di qua c'è bacinella per immergersi, e allora andare. Al mio spingi. Boom. Andiamo. E poi mi metto... La porta quello è un corridoio? No, questa no, c'è già la sala. È un corridoio molto largo. Io metto la porta. Beh, sì. Cioè, una stanza. La vogliamo prendere così. Fumble now. Cosa vedo dall'altra parte? Allora, prendo la porta. Effettivamente ci sono le cucine. E ci sono, diciamo, tre isole della cucina dove qualcuno stava preparando da mangiare. In fondo alla stanza, che è molto più corta di quanto fosse profonda la sala del trono. Deve essere bellissimo però se ci riusciamo un combattimento con un drago in una stanza dove se si trasforma praticamente non si muove più nessuno e ci sono un paladino e un barbaro. Bellissimo. Sì, non si muove più nessuno. Zà, 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 zà. Non riesce a darti neanche una zampata. Sarebbe ancora meglio con l'altro cazzo. Furtivo. Quello che vedi è che c'è un pentolone gigantesco sul camino dove probabilmente stavano preparando della zuppa per la sera. E appoggiato con le spalle al muro di fianco al camino c'è un piolone della polenta, perfetto per fare il rituale. No. Che peccato. C'è una persona che tu non hai mai visto, ma è sicuramente un essere umano, non è un nano. È appoggiato ferito? È appoggiato ferito con le spalle appoggiate al muro. Io lo riconosco. Entro spingendo, in realtà questa è la scena, io entro dando una spallata a Broxner per farlo spostare, in realtà lui non si muove di un millimetro, è tipo... E passo di fianco. Sì. Se tu vuole passa per uccidere primo con i tuoi spuntoni, basta che chiede. Ehi, amico, tutto a posto? Adesso che vedete è l'imperatore, è ferito gravemente. No, non è questo il momento in cui devi cadere. Rialzati! Batto la faccia per terra e gli faccio battle cry. Pull it together, può usare un recovery. Pensavo fulmine. Così se lo uccidiamo noi l'imperatore non lo possono manipolare e far distruggere il mondo. Sicuramente le cose cambiano. Tu vuoi che io uccide? No. L'imperatore pirla. Hai detto che se noi uccide parola gnomica. Ha detto che se noi uccide non succede quello che deve succedere. Allora lui uccide lui. Più facile lui che Taruk. Non dite quel nome. Preferiresti uccidere lui rispetto a Taruk? No, io prima uccido lui, sistema missione, poi va a uccidere adesso Taruk e sistema affari miei. Adesso sto per dire una cosa che la farà molto incazzare, ma noi sapevamo che la stava manipolando, ma se gliel'avessimo detto, lei si sarebbe incazzato tantissimo e non ci avrebbe creduto. Avete ragione, sono stato molto cieco.
Beh, magari possiamo metterci una pezza, basta che ci dica cosa è successo, dov'è, e magari riusciamo ad ammazzarlo. Comunque è sicura di un recovery più in realtà da 4 per DAE, per escalation che non c'è. Però magari per lui è alto. Si rialza. Poi è un po' di... Magari era, oh! era iniziativa da 150 round mentre lo cercano. Esatto. È diventato un super saiyan. Nei videogiochi la musichetta quella mossa non è ancora passata. Presente, a un certo punto torna. No, esatto. Normale, cazzo, esatto. Salvataggio di merda, non posso dormire perché è ancora in combat. Ma ho ucciso tutto. E c'è uno zombie dall'altra parte. Buggato in un muro. Esatto. Comunque il massimo dell'escalation die è 6. Quindi, vabbè. No. Però si rialza. Si toglie del sangue che gli stava colando dalla fronte, guarda in giro, prende uno straccio di quelli della cucina, se lo mette in testa tipo Rambo per tapparsi una delle abbiamo ferite. Un drago da uccidere, lo so, quindi se non vuole partecipare le consiglio di nascondersi da qualche parte. Quella testa di drago è mia. No, è sua, mi spiace, siamo qui apposta per questo. Adesso... può avere tutto il resto del corpo. Adesso... no, quello è dei cani orchi. A nessuno frega un cazzo una volta che è staccato dal collo, questa è la realtà. Io credo che arriva Cani che parla e porta via. Sì. L'importante posso è che offrire. La sua testa stacchi, si stacchi dal corpo. Ok. E fin qua. Direi che e avrò bisogno della spada. Che spada? La mia spada. Adesso vogliamo un po' troppo però, noi stiamo per richiamare un drago. Lasciatemi il tempo di arrivare alla spada. Dove è tua spada? Se dovessimo però avvisare tutti quelli nel castello, spero che sia vicina. È molto più vicina di quanto voi pensiate, ho solo bisogno di un attimo di riposo. Controllate che non arrivi nessuno. Intanto, come si dice, prendo l'ultima pozione di cura che avevo, gliela lancio. Io gli lancio shot. La prende. Noi non abbiamo ancora dormito. No. Dormito? Qua. Non si dorme mai a Fumble. Siamo come la bambina di The Ring. Però sono passato al sesso, non ho recuperato qualcosa. No. È come Final Fantasy, quando aumenti di livello, gli incantesimi nuovi che ho preso. Tuoi. È come nel, sono dei, è come nel primo Dragon Age, quando passi di livello sei più ferito di prima, perché si alza di punti ferita, ma non sono pieni. Ma io che ero al massimo... Sei ancora al massimo. Al massimo dei nuovi? Sì. Ah, ok, allora io sto... No, io ne avevo 4, ne ho ancora 4 di punti. Cioè, nel senso, ne avevo 4 di danno. Contano le ferite, non conta... Esatto. Beh, quindi troviamo questa spada, perché abbiamo un drago da richiamare. Controllate. Prendi il calderone, porta. Tu. Io prendo il calderone e comincio. Quella dovrebbe aiutarti. Intanto la riappoggia sul tavolo. Ne avrai più bisogno tu. A me basta la spada. Ah. E vedi che si scrocchia un attimo il collo. Si era riposato abbastanza da ritornare in forze. La ripresa. Beh, si anche guarda... usato recovery. Sì. Si guarda la mano. Fa un pugno. E tirando indietro il pugno al massimo. Non facciamo rumore! Troppo tardi. E io lo dico poi. Sì. Colpisce il muro. E sentite che un po' la pietra si sgretola. Vedete che il suo pugno è andato dall'altra parte, dentro nella pietra fino a metà dell'avambraccio. E sta tirando qualche cosa dall'altra parte. Io guardo interessato, ma. Finché un pezzo di muro non viene giù ed esce una spada a due mani. Che ha l'aria di essere molto antica. Era vicina. Bene, portiamo sul calderone e richiamiamo apposta. Il drago. E chi è che è stato a attaccarti? Il drago? Sì. È già un drago? No. Perfetto. E temo al pensiero di cosa farà quando lo sarà. Beh, non credo che nella sala del trono abbia molta libertà. Buona notizia, di movimento. Abbiamo un modo di richiamarlo. Non sappiamo se ci comparirà davanti o sarà influenzato e dovrà per forza arrivare da noi. Nel modo più veloce possibile, che gli sia possibile, ma noi possiamo richiamarlo in qualche luogo. Quanto è solido il tetto della sala del trono? Infatti, pensavamo alla sala del trono. C'è un posto migliore, tu che conosci il castello? Qualcosa che sia scomodo per lui e sicuro per noi. Non sotterranei perché di sotto solo golem. Sta costruendo un'armata di goblin di golem nei sotterranei del tuo castello. Ah sì, avete centinaia di goblin in cantina pronti a essere attivati. Golem, no goblin. Ma se era goblin io avevo un orologio per tutta la vita. Potevi contare fino all'infinito. Fino a 100. Fino a 100 goblin. Quindi, secondo me, di sopra, pensa che un drago potrebbe sfondare il tetto? È possibile. Dipende quanto grande diventerà. Allora, tu l'hai visto, no? Sì, è lui grande. Ma se quando spicca volo tu tira nano contro lui torna giù perché è stordito. Ma così è fatto grande Brack Logan.
grande così. Non ci credo che qualcuno ha tirato un nano a un drago e l'ha stordito. Invece lui è riuscito, lui ha preso nano e ha lanciato contro drago, certo. Drago caduto e noi dato tante botte. Sì, ok. Benissimo, allora, imperatore, conosci questo posto sicuramente meglio di noi. Prova a pensare al posto migliore affinché lui sia in svantaggio e noi in vantaggio e che non possa scappare, o quantomeno che possiamo scappare noi se le cose si mettono molto male. Nella cappella della luce. E il nome è carino. Il nome è bello. Purtroppo non mi dice. Bisogna metterlo, bella scelta. Ecco, intanto dobbiamo trovare una bacinella in cui lui si possa immergere. C'è il calderone. Ah, c'è? Fantastico. Ce l'ho già in spalla. Allora, svuotalo. Ti seguiamo. Non so se ci sarà da farsi strada con le armi. Io mangio, entro andare. Ci faremo strada. Mentre andiamo, lui sta sollevando il calderone e sta bevendo i resti della zuppa che c'era. Due settimane fa, ovviamente, ma sono buonissimi. Per un orco, certo. È sì. Primizia. Che due settimane fa? È appena fatto. Non so, così era. Giusto per dire. La stavano facendo oggi. Okay. E voi, mentre andiamo allora su, voi non sapevate niente di nulla? Come sono entrati tutti questi nani assassini? Evidentemente mi sono fidato troppo di Tarucca. Ma come mai adesso? Cosa è successo? Il suo piano malvagio è pronto. Forse ha saputo che cercato di assassinarti e non ce l'ha fatta. Cos'è successo? Non so che cosa l'abbia spinto a rivelarsi adesso. Sicuramente, secondo me, qualche cosa fuori dal castello l'ha spinto. Ho l'impressione di sapere che cosa. Beh, noi abbiamo danneggiato la sua produzione di golem. Ah, e comunque lui ha fatto 2+2. Loro, cioè, indico Broxner, hanno dei trascorsi. Dei trascorsi nei quali lui ha cercato di uccidere il drago e non ci è riuscito. Capisco. Beh, non che gli si possa fare una colpa. No, sto cercando di fomentare la sua rabbia. Faccio di sicuro la testa. Io già arrabbiato abbastanza senza bisogno che tu provoca. Io quando lui vede, lui distrugge. Come l'ultima volta che l'hai visto? Quando lui vede, lui distrugge, nel senso che quando lui ci vede, ci distrugge. No, quando io vede lui, io distrugge lui. L'orchesco a volte è difficile. Andiamo. Ad ogni modo credo che il suo piano fosse di muoversi adesso cercando di convincermi che il signore dei nani aveva dichiarato guerra all'impero. Però poi ti ha attaccato. Purtroppo per lui sono sopravvissuto. Come hai fatto? Cioè, perché non ti ha dato il colpo di grazia? Pensi che un misero drago sia in grado di uccidere me, l'imperatore? Beh, se un mio piano volesse prendere controllo di tutto, mi assicurerei di avere il modo di ucciderlo. Forse aveva l'impressione di averlo. Ah, ok, hai fatto finta, tipo... Tanto meglio. Comunque, ci sono altre pulci. Crede che sei morto o sei vivo ora? Credo che immagini che io sia morto. Buono. Molto bene. Avremo almeno un po' di effetto sorpresa. Senti... Voglio provare a vedere se sta dicendo la verità. Per caso stava cercando... Se mi inquadra qualcosa. Per caso ha cercato anche di commentarti... Mi sembra strano. ...riguardo essere... di un'eventuale inimicizia con l'arcimago? Ci ha provato. Quant'è? Un 10? 10. Nobile, più che cantastorie. Sì, beh, ci sta. 3 di 20. No, ti sembra sincero. Sembra lui? Sembra ci sia niente di particolare. No. Anche perché da quel che sai dell'imperatore era uno cazzotto, quindi è plausibile che sia riuscito a sopravvivere in quel senso. No, non diventava icona. Beh, io, come si dice, quando mi dici ci ha provato qualche mese fa, scrollo le spalle, come dire, ok, minchia, bene, meno male. Andiamo su. Andiamo. Ah no, andiamo alla cappella, portaci alla cappella della luce. Tutti in cappella. Uscite dalla porta e io ho fatto finta di nascondere la cosa, ma la stanza è ancora qua. Ci sono le scale, di due lati, della cucina. E quando uscite dalla stanza, vi trovate davanti, l'imperatore di lato, vi trovate davanti una scena che non vi fa particolarmente piacere. Golem. Ci sono tre golem. Particolarmente felice di vedere cosa farà l'imperatore con quella spada. Cioè. E la cosa che vi rende... Si chiama incula Draghi. Sì. Credo di sì, sodomizza... Però ci affetta il sushi, non fa niente di legato al combattimento, assolutamente nulla. Chiaro, gli serve solo per appoggiarsi tipo bastone. Esatto, però è molto più epica. Quindi... Uno di loro ha i pugnali di William piantati nel petto, ma William non c'è. Che storia ha piantato William? Probabilmente è un quadro adesso. Sì.
E uno di loro sta tenendo Moribrar per il collo. Parto. Parto anch'io, se vedo che sta tenendo Moribrar. Mettiamo un attimo la webcams. Ecco. Nella Cappella della Luce dobbiamo tutti cantare a cappella, cioè è una, proprio una questione di... È il Glee Club. Cioè, credo che sia stato... È il Glee Club. Sì, sì, è come... dobbiamo combattere come in Glee. No. Sì, sì, assolutamente sì. Favore, no. Siamo tutti Glee. No. Il bard è avvantaggiato. Ho vinto, è il mio combattimento. Però questa invece non sta bene. No. E... io faccio il canto gregoriano. Tirate l'iniziativa. Okay. Sì, quindi io parto, ma in realtà ora che arrivo... Oh, ah, domanda preliminare. Domanda preliminare. Quindi Golem, Golem con runa nascosta o Golem con runa esposta? Due di loro sono con la runa esposta. Ci ha provato di nuovo a fare il mozzone, non gli è riuscito bene, mi sa. Chi? William. Sì. Che sono? I due più piccoli. Io ho fatto una runa esposta. Quello grosso invece bisogna staccargli la testa. Sì. Ok, perfetto. Io ho fatto 12. Due elfi. Due elves. Io ho fatto fumble. 14. Peggioratelo. Forse cambio. Forse cambio. E sono di Star Trek. Non funziona. Figa Marisa. I golem hanno fatto 19 di danno. Puttana. E l'imperatore. Quindi quando, dico, quando, quando ho detto di io parto, stavo intendendo, cioè stavo intendendo per qualche meta lontana. Cioè. Sì. Parto per le vacanze e arrivo dopo. Il, i primi ad agire sono i golem e il golem che sta tenendo Moribrar per il collo, sentite che fa crack. No, io ho appena visto un talento che... e scaglia. No, Moribrar. Moribrar verso 1, 2, 3, 4. Io sono un bambino. Io sto per gridare no, e poi ci penso bene e dico aspetta, chiesa del crociato unificata, ecco com'è successo. E boh, io ho appena visto che il bardo ha scelto qua creazione, poteva prendere un talento che è Songmaster. Quando provi a mantenere una song, sì, se tu la song l'hai descritta o l'hai iniziata a canticchiare in un modo che intrattiene il GM o gli altri, possono a scelta del gruppo darti un più 1 più 3 per mantenere la song. Comunque scaglia Moribrar verso l'imperatore che solleva la spada, infila a Moribrar con la spada e lo getta di lato. Poteva essere vivo e ormai non lo no, dal rumore che se ha fatto qualcuno, il suo collo. Se qualcuno voleva, voleva essere quasi sicuro che non ci si fosse nessuna speranza, esatto, nessuna. Ci siamo. Molto bene. Gli altri due golem vanno uno su Broxnar e uno su Tain. Sono... iniziano loro così e si muovono di così tanto? Eh sì. Non sono i golem di pietra che avete visto al piano di sopra, sono più piccoli e più meccanici. E caratteristici. E più meccanici, il che vuol dire che sono anche più veloci. E... eccolo qua. Allora, su Broxnar prende la 18 di classe armatura. 19. Ah, gli faccio un attacco. Ah, ma io no, queste qua si alzano col passaggio di livello ancora? Sì. Dipende, devi fare la metà dei... Sì, sì, perché se sono la media ti si è alzato il modificatore di 1. Perché... dipende se la dis... no, no, in un caso no. Si è comunque aumentato di 1 il modificatore. Per forza. Ok, allora sarei a 20. Se è la media fra i due, è la media fra i due, e entrambi sono alzati di 1. No, non è la media, è il medio fra i tre valori. Scusa, è il medio fra i tre. Ah, vero, ok. 20. E su Tain la... aspetta, 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 una cosa. 19, io faccio... no. Però c'ho un botto allora, di più io. Scusa, la media tra i tre valori più 10? Sì. L'altra mi passi l'altra. Physical è la media tra i tre fisici. È la media tra i tre fisici. Presa. La media tra i tre fisici è 7, quindi dovrei avere 17. Quindi più sì, 2. Sì, è per quello che io... E la mentale è la media di questi altri. Io che ho 8, 8, 7... 8, 8, 3. È 8. È 8. No, è 8. È 8. Quello in mezzo, è ovvio. Più 2 a tutte e due. E infatti. Anche la classe armatura, Sì. La classe armatura l'ho già alzata di 1. Ah, sì, sì, sì. È 21. No, io ho. Quelle del paladino sono alte, per quello che. Come si dice? Diventi più figo perché ti colpiscono anche meno. Comunque, facile. Hanno mancato entrambi. Allora, questo significa due cose. Il primo è che dato che io ho l'anello della vendetta. Ah, no, aspetta, questo è se colpito alleato. Quindi l'anello della vendetta non funziona. Però in compenso, cosa fa il mio scudo dato che mi hanno mancato? Se vuoi puoi fare un attacco con lo scudo a uno dei due. Molto bene. Come azione di reazione. Subito. Allora, come azione di reazione, quindi se dovessi fare un recovery non potrei farlo in questo round.
però allora, il primo round. Giustamente. Allora, sì, gli faccio un attacco con lo scudo. Ho fatto 11 più 11, quindi 22. Colpito. Lo scudo cosa fa? Un di 6? No, lo scudo fa... Un di 3, un di 8. No, un di 6 perché è più grosso del suo, sì. Un di 6. Mi lancio due volte. Allora, 7 e 3, 10... E 5, 15, 19, 20. Ah, ho fatto 40 punti ferita. Perché il paladino a sesto livello prende il bonus, prende i modificatori e li raddoppia. I modificatori fissi agli attacchi li raddoppia. Adesso faccio 6 di 8 più 28 con Chris. Che cazzi! Ma solo quello, il modificatore o anche il modificatore più livello? No, allora, teoricamente noi non dovremmo aggiungere il livello agli attacchi. Io cosa faccio? Raddoppio solo il modificatore o raddoppio tutto? No, raddoppia solo il modificatore. Ah, va bene. Allora faccio soltanto più... Più 20. 22. Ah, beh, scusa. No, non è possibile. Sì. Quanto hai di modificatore? 10. No. No, scusa, 4. Dire. Per 2, 8. 4 per 2, 8, più 10, ah no, 20, 10. 20, esattamente 20, perché la spada è più 2. 20. 16. No, 10 più 8, più 2. 10 più 4 per 2. Perché 10 più 4 per 2? Perché io ho più 4 di modificatore. Ma c'è già segnato nel 10. Sì. Ah, quindi è 8 più 2 più 6. 16. 16. 16, beh, meglio comunque, un calcio culo. Butta via. Vabbè, però mica più 28 voleva dire che lui con un attacco faceva solo di modificatore i miei danni massimali. Che in realtà per un paladino in parte ci sta. Allora aspetta. Rispetto a un bardo. Allora aspetta. Però a questo punto volevo io il per dado della. Allora aspetta, non ho fatto. Allora non gli ho fatto 40. Hai fatto 12 in meno. Io ho fatto 12 in meno. Gli ho fatto 28. 28. Che comunque però una scudata minchia di cazzo. Come okay. Azione di reazione perché ti sì, esatto, cioè gratis esatto. Così. E per adesso basta. Broxnar. Il golem davanti a te ti ha mancato. Anzi. È simile a quelli che avete visto fuori dal villaggio degli Halfling. Cioè dei nani mentre andavate al villaggio degli Halfling. Quindi molto meccanico, molto a vapore. Mm-hmm. Sai che si può disattivare? E... distruggendo la runa. Distruggendo la runa. L'elmo del fumble, se fallisce un attacco, lo uso col drago. Magari. Mm-hmm. Vabbè, io. Anche io sono una cosa bella potente, ma mi sa che la uso col drago. Vabbè, io vado dritto sulla runa. Mi incazzo subito, così evitiamo. Vai in ira direttamente. Sì. Un fumble è un 19. Beh, direi che scelgo il 19. Mi sembra un'ottima scelta. Hai fatto 20! In tutto hai fatto 20, è vero? 19, sì. Esatto. Quindi sì. Lo prendi. Ok. Voglio vedere. 6 di 10. Io li ho presi prima preventivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dov'è il ripul quando serve? Cazzo, è vero. Allora, 10, 19. Nel futuro. 28. 31, 37, 37 più 6, 43. 43 più al modificatore per 2. Ha fatto fermo con l'aspetta. 43 più 6, 49 più il modificatore per 2 che è forza 5 sì. Per 2, 10, quindi 59. È un duro colpo. È ancora in piedi? È ancora in piedi. Aspetta, 49 in realtà. Ma 49, già quello che ha ferito lui. Aspetta, no. 49 no. Più 5, non più 10 perché è già contato questo. Come si dice? Ah no, aspetta, questo è ira. Sì. Non è. Ah, come non ho detto. Che bello. Boh. Mi sembra un po' tantini lo stesso, però vabbè. No, no, ci sta. Con 6 dadi da 10. Ah, ok. Eh sì. Ok. Capisci che. Io adesso tiro 6 di 8. Comunque più... io ho guardato il battle chant, non aumenta quel livello. Cazzo. Sono sempre 4 dadi da 6. Poi aumenta quando al settimo livello diventano 6 dadi da 6. Alphonse. Guarda il golem, quello ferito. Quello più, tra l'altro più vicino a te. Nei sentimenti, peraltro, ferito proprio. Sentimenti. E
Passo la falce sullo scudo, sul parte degli spuntoni per fare il rumore, lo stridio, per far tremare in parte il corpo meccanico della creatura, e gli faccio un battleshot. Forse. 17... 17 DMD? No. Non ho preso con 17 DMD? No. Il fatto di essere privi di mente li difende dagli attacchi mentali. Nel senso che hanno una MD alta, perché vedi, non c'è niente da attaccare direttamente. Aspetta, vedi se tu usi carisma più livello versus MD. Ok, lo manco, ma ho fatto 6. E con 6 attivo comunque un Battlecry. Pari questo. Questo. Io prima non vi ho fatto però i danni che l'avete che vi ha mancato. No. Questi fanno danno anche quando vi mancano. Bravi loro. Sono 12 danni a te. 3 di 6 quando mancano. E bene. 7 a Broxnar. Okay. Quanto a me? 12. Bravi loro. Ten, resisti! E mi sposto dietro di loro due. E tu guadagni, mo ti dico, intanto andate avanti. Ok. A chi tocca? A me, penso, no? All'imperatore. Tocca all'imperatore che va in ira e carica il... carica, è lì di fianco. Solleva questa spada a due mani, che forse è una claymore o uno spadone a mazzacavalli o sì, qualcosa del genere. Di quelli che vedi nei musei, dici, ma non li possono usare quelle cose lì. Beh. Lo solleva con una mano e lo abbatte di forza sul... sul golem? Sul golem. E vediamo cosa succede. La... Ora malissimo. Sa che lo prende. E lui tira 6 dadi da 20. Mi farà un dolore indicibile. 6 dadi da 20. 6 dadi da 20? Detto così. Allora, 20 più 19 fa 39. Più 16. No, non ti ho fatto quello. 49, hai 55, un movimento free o un disengage. E anche io. Sono più di 90 danni. Quindi con lo i bonus. Lo disattiva subito. E lo taglia a metà. Ok. Vedete, mentre l'imperatore taglia a metà con una mano, perché l'altro braccio è ancora un po' ferito, quindi lo sta tenendo di lato, è indebolito. È precauzionale, sì. È indebolito. Bella dentro, già l'NPC. Vedete che dentro sono molto più simili a quei golem che avete visto voi nel vostro futuro, che erano animati però dall'elettricità. Ah, sì, sì, sì. Per cui sono mezzo cadavere, mezzo golem, almeno questi. E infatti è più un'armatura funziona che gli aiuta. Sì. È più un'armatura che li aiuta a muoversi piuttosto che effettivamente dei meccanismi meccanici. E quindi completamente diverso da quello di pietra che c'era al piano di sopra. Dopodiché vi guarda e vi dice: sono deboli! Attacchiamoli ora che sono in questa situazione! E si avanza verso l'altro che è ancora certo. Fermo. Tain. Allora, io col movimento free che mi ha dato lui, in realtà mi sposto su. Puoi anche fare disengage free se vuoi. Posso fare disengage? Sì. Lui, se questo qua è quasi andato. Io faccio disengage. È un terzo. Allora faccio disengage. Quando, col movimento, col mio movimento, dove arrivo rispetto al golem? Devi tirare, Arrivi al golem. Disengage. Ah, devo tirare? Devi tirare il disengage, però è free. Scusa, non lo posso... ti costa azioni. Domanda, lo posso anche usare? E lo posso anche usare dopo che ho attaccato? In teoria l'avessi dovuto usare quando te l'ho fatto io. Ah, beh, in realtà allora facciamo che è passato, dai, che se ne frega. Attacco no, cioè, lo puoi usare, però. Attaccare questo, attaccare questo. Ma attacco questo, ma dai, su via, dai. Cosa potrà andare storto? Fumble adesso. Perché l'imperatore se vi esplode. Quanto ho fatto? Quanto leggi? Ho fatto 6. 6 bello più... tirare un dado e doverlo farlo leggere a un altro perché tu non lo leggi. Beh, effettivamente chi ha progettato quel dado lì, però. No, una volta c'erano dei colori sui numeri, okay. Solo che ce l'ha da talmente tanti anni che si è scoperto. 19. Di classe armatura? C'è. Ah, no, scusa. Più 4, smite. 23. Tank. Crack. Ah, ok. Di 1. Ok. Allora. Se concentri la tua energia
Chiaramente, allora, colpo, perché altrimenti io inizio, nel senso, sto semplicemente usando la forza del mio braccio, e a un certo punto Chris Green mi dice: è colpevole, e spinge un attimo, dico: ah, ti conosco di nuovo, che bello. Tra l'altro, prima dicevano di pagare una college scholarship a Chris Green, adesso che deve essere educata di nuovo. Ah sì sì, è chiaro, perché noi investiamo sulla formazione dei giovani. Allora, 9-9-18, Chris Green è una che però si vuole ritirare dagli accordi di Parigi, 20, 28, una figa di legno. 28, 29, 30, 31, 32, 32 più 8, 40, 44, 46, 46 più 16, 62. 62. 62. Esattamente a due terzi. Porcaccia. È ancora vivo? Mm-hmm. Oh yeah. Tudum. E ti puoi ancora spostare se vuoi, o fare disengage. No, sto pensando che, beh, questo qua è abbastanza, cioè il prossimo con Broxner va giù. Non sto a fare, perché non lo manca prima lui di Broxner. Non sto, no, col cavolo, non faccio disengage, sto lì. Ok, stai lì e vediamo adesso allora chi attacca. Pari, dispari. Certo. Dispari. Molto bene. Molto bene. Alza entrambi i pugni. Hai i pugni nelle mani. Sono pugile. E praticamente sentite un po' la carne. Adesso che sapete che dentro ci sono carne, muscoli e roba varia. Sentite che la cosa che sta facendo gli sta rompendo probabilmente delle ossa e i legamenti del crociato. Chiaro. Perché degli stantuffi a vapore gli stanno spezzando le braccia per dare un colpo ancora più forte. E prende la 23. Stavolta non l'ho preso. Perché? Cos'era? Taruk, perché noi crediamo nei nostri dipendenti. Sono 35 danni. Mm-hmm. Da veleno. Perché quando ti colpisce, merda, non è tanto la forza del colpo, mm-hmm, a buttarti a terra, ma è che quando ti colpisce viene rilasciata una nube di gas, mm-hmm, che probabilmente è stata provocata dalla frattura dei legamenti dentro, che, mm-hmm, con dei meccanismi necromantici hanno prodotto del veleno. Sì. E inizi ad avere fatica a respirare, perché questa nuvola è persistente intorno a te. Ok. L'altro golem attacca il più vicino a lui, quindi carica l'imperatore. Bravo golem. E lo manca clamorosamente. Lo manca, sfonda delle piastrelle. Questo, che era diverso dagli altri due, è anche molto diverso come tipo di attacco, vi sembra molto più simile a quello di pietra, sì, che avete affrontato di sopra, anche come dimensioni, e c'ha la runa sulla fronte, sì, ed è quello che ha i due pugnali di Will, mm-hmm, piantati nel petto. Infatti probabilmente Will l'ha incontrato, ha cercato di fare la stessa cosa che ha fatto l'altra volta e non c'è, è riuscito molto bene. Però non vedete nemmeno il cadavere di Will in giro, quindi forse si è solo ritirato dopo aver perso i pugnali. In attesa che le cose andassero meglio. Perché è un pusillanime di merda. O è un attento stratega. Broxnar. Spesso le cose coincidono. Vabbè, rispondiamo all'offesa con l'offesa. Mi sembra un logica orchestra. Inoppugnabile. Beh, no, beh, hai preso. 11, oddio, più 5, 16. Più 5. Non puoi avere più 5. Puoi avere più 5. No, guarda il numero in basso. Ah, sorry. Allora 21. In realtà non l'hai aggiunto, quello è più 11. E è più 11. Ah, ok. No, allora è più 12. 21. Jacopo, quando prendi più 1. Ah, scusa, no, Gianni volevo dire. Ciao Jacopo. Ok, ciao, quindi Jacopo. 11 più 12, 23. Anche tu. Pam! Oh! Carichi di più il colpo, okay, e lo sfondi di 1. Va bene, fantastico, abbiamo capito. Uno basta. È quello che serve. È booleano. Lo facciamo ucciderlo ora o no? No. 18, 10, beh, 19, oddio, 19, 8 fa 27, 30, 33, 37 più 6, 43,
43 più il modificatore per 10, 53. Più 1. 54. Oh, tagli anche questo a metà. E senti una... del... Sono dei Dalek più o meno. Più sì, o meno. Dentro sono carnosi e spuzzolenti. Hai ancora quella nube di veleno addosso? Però lui non ne sta più producendo. Il modello sì. Posso scansarla con... Sì, perché adesso fai... il tiro salvezza. Ok, vado. 11 o più devi fare. 20 di dado. Boom! Buttato proprio. Shakalaka. Così, un rutto. E esatto. La mia nube sconfigge l'altra nube. Fai proprio... a schiaffi proprio. Non c'è più veleno. Esatto. No, veleno finito. Cominciate a vedere che divento blu. Ancora più verde. Perché verde non puoi diventare. Esatto. Diventa ancora più verde e nel frattempo tocca ad Alphonse. Già, scusate, hanno appena aperto un crowdfunding per fare il disco con le colonne sonore. Le colonne sonore di Turrican 1, 2, 3 rifatte con l'orchestra. Qualcuno se lo ricorda? Sì, minchia, dai. Turrican. No, quello era Strider. Turrican era Strider. L'altro. Sì, Strider è quello con la sciarpa. Sì, esatto. Invece Turrican era lo sparatore. Il fucilazzo. Alphonse si sposta in diagonale per avvicinarsi verso praticamente al corpo del golem per terra. Sappiate che c'è gente che dice Fumble Now, adesso torno al lavoro. È entrata giusto Fumble per dire Now, grande. Ah, che bello. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Ciao Andrea. E provo di nuovo a fare il suono fastidioso verso il golem. Vado sul tranquillo, fastidioso. Voglio tenermi il potere per dopo. Non fa mai. Fumble. Croc. Amen. Posso fare un battercry però col fumble. Bene. Vediamo se riesco. Ma porca puttana. Esatto. Faccio tipo quing. Puff, esplode un lampadario. Cazzo. Tieni duro Alphonse. Tieni duro. E me lo faccio solo a me perché sono in distress. In realtà potrei farlo su due persone e mi do i punti vita temporanei. Qualcuno mi ha detto che si canta meglio cercando di girare la propria testa di 180 gradi come i gufi. Vediamo sì. Come viene. Aspetta, vediamo se faccio la seconda azione. Intanto c'è il fumble. Dado da 4. Mi sono già fatto solo su di me il battle cry. Vuoi fare altro? Allora lo faccio su di te. Ah, pensavo su di me. Grazie. E quanto? Cosa? 11 punti ferita temporanea. Perfetto. Perché questi golem hanno la particolarità che... esplodono. No, ma... di 19 di MD? Già. Ok. Senti la vibrazione che raggiunge il golem e il particolare metallo di cui è fatta la sua corazza fa rimbalzare indietro la vibrazione. Ah, fanno una cosa loro? Sì. Per cui senti tutta l'energia che stavi lanciando contro di lui che... ti ritorna addosso. Meno male che è un battlechant. Sì, per fortuna. E senti il per un ultimo istante una voce che ti dice dormi. E poi senti una vibrazione metallica e voi vedete Alphonse che rimane lì fermo. Ah, quindi non fanno il mio battlechant. Immobile. No. Fanno una cosa loro. Beh, però quindi la seconda azione? Non la fai. E se era prima? No, perché non era prima. La seconda azione la fai dopo. Tirare all'inizio del round, però. Sì, ma il fumble l'hai fatto come prima azione. Quindi, in ogni caso, va bene. Tocca sua imperialità. Tocca l'imperatore. Vabbè, ho questo. E per danni poi. Lo colpisce? Bene. Dammi danni. L'imperatore è una garanzia comunque. È imperialmente cazzuto. 28, 48. 68, 73 e 18 fa 91. Sì, due terzi fumati così. Sono veramente poco resistenti. Avanti, avanzate, non restate indietro. Svegliare Alphonse o finire il golem? Finiamo il golem. Nel senso che è uno solo che tiro. Finiamo poi. Alphonse o svegliamo il golem? Carico. Pensa io di svegliare l'elfo canterino. Cacco, gentilmente. Bene, 4 più... No,
Sì, 4. Sei ancora mio amico, non l'ho mai tolto. 4 più, 4 più 12, questa volta mi sa che nuia faccio. Non ti farei no. mai del male. No, aspetta, 4 più 12 più 4. Scusa, 4 più 16. No, mi fido. Vabbè. Cioè, però gli faccio comunque metà dei danni. Perché totali. Faresti male ai tuoi amici. Perché ho usato, esatto, perché ho usato punire. Lui farebbe male ai tuoi amici. Quindi, non ti farei mai del male, non è vero. Mentiroso. 21, 25, 5, 27... E ho, 30? No, 5, 35, no, 35, 40, 40, 50. 50 più 16, 66, 36. Diviso 2, 33. Per aver fallito, per aver mancato. Cioè, 124. Hai segnati due dell'escalation? Devo... Ah, no! 126. E devo tirare un D6 per vedere se recupero l'uso. No, questo è anche un D6. Tiring... Tu sempre leggibili, dai, 4. No, non lo recupero. È più leggibile questo di altri danni che ho. Vero. Almeno è nero su bianco. Tocca al golem, che a questo punto attacca... Attacca pari o dispari l'imperatore. Dispari l'imperatore. Beh, 20 di dado all'imperatore. Ci tocca ricurare l'imperatore, ragazzi. Però in compenso io lo attacco subito perché ha attaccato un mio amico e quindi gli posso sì, fare. Prima fai un tiro a salvezza di paura. No, perché io sono fearless, sono immune alla paura. E se lui ha effetti di, fa effetti di paura, io ho più 2 ai danni a colpirlo. Ok, allora hai più 2 ai danni a colpirlo, perché vedi che quando colpisce l'imperatore in qualche modo assorbe parte della sua energia. Ok. E qualche cosa di tipo un'aura malvagia inizia a uscire da lui. Io vedo questa cosa, vedo che lui è permeato da un potere malvagio, insopprimibile e pericolosissimo. E questa cosa, visto che io sono un invasato pauroso, mi fa salire una cazzimma tremenda. E ancora più rinvigorito gli faccio un attacco standard, però non con punire perché non posso, dato che è un attacco di reazione. Quindi... questa volta faccio 11 più 14 questa volta. Quindi penso di colpirlo e gli fa un tiro di merda in realtà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 14 più 7, 21, 21 più 16, 37. 37, che come attacco di reazione di nuovo. Ah, 37 più escalation più 2 in realtà sarebbe più stato. Tutto lo fai a pezzi, gli lo decapiti, quindi il resto del corpo si inginocchia e cade pesantemente a terra davanti all'imperatore, che guarda il golem e dice: tutto qui. Questi sono i possenti golem che Taruk ha pensato di mandare contro di me? Beh, io penso che abbia pensato di mandarli contro la popolazione. La popolazione non è proprio come lei. In più non era qua, no, io sto dormendo. No, adesso che è andato giù il golem ti risvegli. E poi e consideri una vedi cosa. Me pronto con lo sberlone così. Tutti. Consideri quanti sono. Contro un esercito regolare potrebbero fare un gran casino. Perché un fante non sta dietro a una cosa del genere. Sono centinaia. Beh, sono centinaia, ma ci si mette veramente poco a ucciderli. Ecco, si deve avere un po' di pazienza. Io preferirei tagliare la testa del drago, perché se lui non controlla i golem non si muovono. Quindi è una soluzione più semplice e più immediata. Come si dice sempre, bisogna tagliare la testa del serpente gigante. Non dell'idra, altrimenti succede un casino. Io nel frattempo spacco le rune dei golem, anche se sono rotti, così siamo sicuri che anche in caso di... Tra l'altro, adesso che li stai facendo a pezzi, è una roba molto strana che ci siano dei golem con dentro dei pezzi di carne e ossa. Però ci vuole meno per farli. Ci vuole meno per farli, ma è una cosa molto poco nanica, che hanno sempre disprezzato abbastanza... l'utilizzo di materie organiche. E quelli dentro sono più o meno nani? No, no, meno umani, quelli dentro penso. Sono umani, sono di dimensioni umani. Forse orchi. Perché sono abbastanza grossi. Posso, fare una, posso vedere con medicina? Anch'io, io voglio provare a vedere se capisco se sono orchi. 2 16. Erano vivi e poi sono morti. Sono orchi.
È una buona notizia che siano morti, almeno non sentono quello che sta succedendo. No, scusa, cosa sto dicendo? Ah, paladino, vattene via, tu sei l'invasato, Claudio, ricordatelo, chi se ne frega se sentono dolore o no. Imperatore, ci deve condurre alla Cappella della Luce. Sì, da questa parte. Subito, io volere fare rito e volere staccare testa di quel drago. Lui uccide gli orchi. E se io li penso giusto, questi sapere anche che orchi sono. La cappella è in fondo a questo corridoio. Se effettivamente mi dite che ci sono centinaia di questi macchinari in giro per la mia città, credo di avere qualche cosa di più urgente da fare. Mi pare che voi siate abbastanza in grado di sopportare. Beh sì, in caso dovessimo morire contro il drago, poi sarà libero di andare in giro per la città e distruggere tutto. Mi sembra un'ottima idea. No, invece io penso che lei dovrebbe guidare l'esercito, perché saranno allo sbando, ma con lei potrebbero riserrare le fila. Tu non conosci le tattiche militari? No, conosco le tattiche, che la cosa più importante è quella che stiamo facendo noi. La cosa più importante è che la mia città sopravviva e l'impero sopravviva. A me della gente onestamente non frega niente, ma se vogliono contenere l'invasione qualora qualcosa... Siete voi gli esperti di strategia, io mi affido a voi. Non sono d'accordo, ma mi affido a voi. Un capo di combatte sempre con suo popolo, non scappa e non va in giro. Però potrebbe uccidere il capo nemico, ma... Pensa io di uccidere il capo nemico. E mi se sembra muore... motivato. Se io muore, pensa tu. Tu ha spuntoni, tu puoi usare spuntoni. Certo, sì. Forse non era quello che avevo in mente, però... Dai, andiamo. Non so. Ultima parola di commiato, dato che stiamo cercando di salvare il vostro impero. Ci vediamo quando avrete finito. Sono sicuro che ce la farete. E in ogni caso, la cappella è un posto sicuro per voi. Nel caso dovesse succedervi qualcosa. Imperatore. Va da sé che quando tutto questo sarà finito, la Chiesa del Crociato non sarà più ostracizzata né bandita o vietata nel suo esercizio in questi territori. Se ne rimarrà qualcosa di questi territori. Ma so che vinceremo. Sono abbastanza confidente che ce la faremo. E proseguo. Ma al solito dobbiamo fare tutto noi e proseguo anche vedendolo. Dai, non sai che stai pensare neanche. Sai cosa voleva dire un contratto? Tu, capo di impero, non fare caso del focanterino, lui lamenta sempre. Sai far firmare un contratto per l'accademia dall'imperatore? Pre-accademia. Prima che esistesse. Capisci? Sarebbe stata una figata. Forse ce lo contestano uno zinzinello, ma vabbè. Se puoi... questo l'ha firmato lei, imperatore, 400 anni fa. Interessi compositi, ci deve un sacco di soldi. No, mi deve l'accademia. Io sono un membro principale del concilio. Che hai dividendi. Il concilio hanno diritto di parola in tre: Broxnar, Tain e Alphonse. Ma il mio vale tre voti. Beh, io già mi porto dietro un capitale non indifferente di monete d'oro massiccio. Che... vero. Quindi, varranno un sacco. Io ho l'armatura che varrà un sacco. Vintage. Io ho appena preso accordi per l'inquisizione, quindi va benissimo. Poi questa sarà l'armatura dell'ammazza draghi. Allora, ma se la riporti con te nel futuro non è vintage, perché poi anche al carbonio risulta, esatto, che in realtà è nuova. Però poi risulta che ho ammazzato un drago con quella, basta. Vai. Allora, cosa vediamo proseguendo? Proseguite, ci sono diversi corridoi, però andando sempre dritti per quello che vi ha indicato l'imperatore, effettivamente in fondo vi pare che ci sia una cappella non troppo grossa, la riconoscete perché... ci sono le tipiche vetrate da cappella, da cui entra cappella della luce. Un filo di luce dall'esterno, e vi domandate come sia possibile dato che fuori è notte, e poi vedete che la fiamma esterna non sono le torce delle guardie, non è il sole, la città è in fiamme, almeno parte della città. Beh, lo scenario è perfetto. Fa un sacco d'atmosfera. La cappella in effetti non è particolarmente grossa. Fermo un secondo, te. È grossa più o meno come erano grosse le cucine. C'è un altare agli dei della luce. È un Luke. Io nel frattempo faccio un disegno di Ten che si sta guardando intorno con sul retro le fiamme della città, peraltro, che si espandono. Peraltro questi due secondi di schizzo su un foglio, poi si vedrà qua da dietro è un disegno fatto benissimo, inverosimilmente fatto bene. Qual è? Ci tiri da solo? Si è fatto molto bene.
Ho fatto 26, 31. Ustia, tipo quelli di Hannibal, per esempio, quelli a... Ah, questi ci ha tratto con tutte le ombre perfette. Le architetture attorno, tipo Caravaggio. Da Caravaggio. Canaletto. Gesù, Caravaggio, le architetture di Caravaggio. Le famose architetture di Caravaggio. Anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle, dai. Non è... esatto. Allora. Grazie. Grazie. Bella ma troppo poco becera per riderci sopra, perché so, era fine. Esatto. Adesso io canterei le osterie per bilanciare. Osterie. Esatto. Però, poggiamo il calderone lì in fondo, così possiamo vedere bene cosa succede. Va bene. Poggio il calderone in prossimità dell'altare, così abbiamo la visuale. C'è un problema. La sangue? No, lui si è mangiato tutta la zuppa che c'era. Dobbiamo riempirla d'acqua. C'è un fonte, un qualcosa. Beh, dentro. Magari la cosa dell'acqua benedetta. Sì, ma l'acqua benedetta è una bacinella microscopica. Sicuramente non è a sufficienza per riempire un calderone. C'è un pozzo da qualche parte? Forse fuori nel cortile. Di cosa è fatto il pavimento? Pietra. Che è roccia? Ancora sta domanda, sì. Prova a vedere quanto ci vorrebbe a fare una bacinella con la lampada. Nel pavimento? Non tantissimo, se vi mettete lì a tirare fuori il fango. Fango? Facciamo prima, no? No, però c'è un'altra bacinella. C'è sempre il problema dell'acqua. No, abbiamo un'altra bacinella. Non si risolve il problema dell'acqua. Però, se vuoi. Siamo stanchi. Direi che non bastano i nostri tre otri. Bisogna andare in cucina a riempirla. Vado in cucina a riempirla. Aspetta. Da solo. Fizz aveva un altro... Fizz. Se ci sei batti un colpo. Fizz non c'è. Vi girate, ci sono i due orchi. Oh, i cani, parla. Che schifo. Non siamo cani. Abomini. Vabbè. Il punto, Chris, lui... non sei colpevole. Uno studio. Ah, ottima. Piacere. Tocca la lama di Chris Grimm agitandoti la mano. Evidentemente non è colpevole. No, loro sono quelli che ci hanno mandato. Lui, loro quelli, gente di lui. Loro quelli che porta via me e che porta qui Taruk. Non è che qui per riprendere Taruk. Dobbiamo riempire questo. La spada suda un attimo perché dice non è possibile. Ne ha fatte di ogni ed è intonso. Lui stupido e quell'altro non mi ricordo più. Io sono stupido idiota e io sono Krubal. Krubal, ma perché siamo di nuovo qua? Vorrei dire piacere. Noi avremmo necessità di richiamare un drago per ucciderlo. Ci serve dell'acqua. Perché per poi darvelo a voi. Per riempire quella bacinella. Potete riempire questo pentolone d'acqua in qualche modo, con qualche potere arcano, facendo venire l'acqua dal futuro, non lo so. Beh sì, non c'è bisogno di fare tutta questa cosa. Ho giusto qui uno, oltre che si riempie continuamente d'acqua, lo tiro fuori da un libro. Che ho trovato in giro per caso, potrebbe essermi utile. Era dentro un libro. Vabbè. Io prende e riempie. Se no stare qui è troppo a ragionare. Io devo fare rituale. Continua a scendere acqua. Io mi siedo su una delle panche, lucido l'armatura, pulisco la falce, intanto che lui ci metterà un quarto d'ora a riempire. Quindi, cosa volete fare una volta che avete ucciso il drago? In realtà non ci ho pensato. Beh, una volta che abbiamo salvato il mondo... Non avete salvato il mondo, avete ucciso un drago. Beh, più o meno quello che dovevamo fare. Io do 10 punti, cioè do un di 10 punti ferita a Chris Grimm. Perché? Così. Non, allora, io so che vanno in nulla, ma io penso che prima o poi potrebbero servirgli. E come dicono gli ascoltatori, c'è da pagare gli studi, no? Quindi, 6. Non so, delle vacanze da qualche parte, al mare. Io vuole ritorna in epoca giusta. Ah, vi possiamo dare un passaggio? Io prendo passaggio perché io voglio di tornare, perché io devo finire di uccidere tutti i nani che si essere sul pianeta. Invece io devo rimanere qua, quindi rimarrò qua, ho una chiesa da costruire. Non credo che sia previsto nei loro accordi. Loro? Chi se ne frega? Io rimango qua. Beh, vediamo adesso. Dipende da che cosa succede, magari muori. Se muoio non sarà un problema. Se sopravvivo... Magari sei costretto a tornare. Magari. Costretto inteso perché lo trascinavo. Magari dovrete costringermi. O magari succede e basta. Vedremo. Il tempo è una brutta bestia, sa? Beh, allora ti chiederei cosa ce lo state chiedendo a fare, cosa succede dopo. Se lo Beh, perché lui sta riempendo un...
un gigantesco. E allora per parlare ti dico che quello che succederà, se le cose vanno come voglio io, è che mi tratterrò un po' qui per fondare una chiesa. Questo... Vedo che siete sempre di meno comunque, ogni volta che vi vediamo diminuite il numero. Sì, e voi siete anche abbastanza responsabili. Beh, alcuni ci riportate via voi. Infatti, però... Vabbè, ultima di volta che noi visti, io solo con il fucanterino, quindi tu visto 2, oggi tu visto 3, noi aumentati. Ma Fizz sta bene? Ma loro visto prima, magari ci hanno visto. Beh, dove l'avete portato, come sta? Non l'abbiamo portato noi. Ah, io non, ancora questa cosa non l'ho capita. Magari loro, da quando ci hanno visto che eravamo solo io e te, sono tornati indietro e ci hanno visto quando eravamo in 4. Tu vedi la fissità negli occhi di Brock. Sono tornati fissità ora. Funzionale proprio. Esatto. E quindi adesso in realtà siamo effettivamente di meno. Anche se per noi è dopo, non è prima. Io finisce il rituale. Stai rompendo Proxner. Beh, fino a poco fa c'era un tizio con i pugnali. C'era l'altro tizio che sembrava uno sfigato. Fizz è scomparso. Il tizio con lo spadone a due mani pure se n'è andato dicendo fate voi perché io non c'ho voglia. Quindi siete stati tutto il tempo presenti voi. Sì. Grazie dell'aiuto. Beh, non era negli accordi. Quali accordi? Non abbiamo preso nessun accordo. No, con Drago però noi ho accordato che voi aiuta. Noi aiuta a portare via il Drago. Beh, anche a impedirgli. Avete preso accordi via con questi? Beh, a noi... Tu sa che lui fa sempre accordi, contratti, accordi. Ma tu, cosa aspetta? Tu l'hai detto in realtà l'altra volta. Cosa tu hai detto? Che sono cani orchi, ci possiamo fidare. No, io ho detto che loro porta via me, che loro non cattivi con noi. Broxner. E che loro ho detto che aiutano con Drago. Broxner, è pieno il pentolone. Faccio rituale. Io mi taglio il palmo della mano, metto il sangue, cosa c'è da mettere? Ci avete una mano a sconfiggerlo, se no non lo potete portare via. Beh, lo possiamo portare via lo stesso. E allora perché non l'avete portato taglia via? Taglia di tua mano, metti sangue dentro calderone. Perché io? Perché noi quattro, tu e loro due. Senza quattro, senza di sangue, senza rituale. Vedi tu? Era così il rituale? Sì. Quattro persone si devono tagliare? Quattro devono... Due, tre, quattro. Io non ho potere, io fare rituale. Io protagonista di rituale. Ah, elfo canterino. Ma stiamo per affrontare un drago. Sai, un taglietto sulla mano che sarà mai. Tu prima ti tagli e ci bagni la spada. Ti tagli, ti tingi il mantello. Arrivi al combattimento che sei, mi taglio intanto. Che ti sei fatto più male tu per quel cazzo di dettami del crociato che chissà cosa. L'unico problema che ho è che mi sta spuntando la coda e non riesco a sedermi comodo. Poi Krugal idiota e stupido, per piacere, mette di sangue dentro il calderone. Ah sì, scusa, infila di nuovo la mano nel libro, tira fuori una boccetta e la rovescia dentro. Ok. Poi io ci sempre butto dentro... Sempre altruista Krugal. Ci butto dentro erbette assortite incenerite. C'è del fuoco nella cappella, una torcia? Sì, ci sono, okay, le candele. Allora brucio, io provo ad aiutarlo. Brucio le erbe e faccio le ceneri delle erbe. Invochi il dio cieco? Invoco, grande dio cieco di orchi, io invoco a te per rituale di richiamo di drago, per uccidere di drago e finisce di maledizione di mentre drago. Mentre lui fa questo, io intono per la prima volta la ballata dei tre. No, il tributo di Struggigola del re degli orchi. Ok. Che è quello. Nani morti! Se Dio cieco sente questo tributo di Re di Gola di Orchi, diventa assolutamente arrabbiato. Forse torna a vedere. Però faccio un tiro. Aia. Due dai da 6, grazie. Ah, scusa. E col 5 a me mi vale 6. 1 e 3. Bene, Roberto. Col 5 mi vale 6, 1 e 3. E durante? 1 e 3. Che palle, non mi riesce mai sta cazzo di ballata. C'è sempre 1, 2, 1, 3. Invece io. Che mi sono fatto un mentre lui fa rituale, a me non frega. Cioè, nel senso, io mi sto concentrando su altro. Dopo aver nutrito Chrisgrim, cerco di entrare in contatto con lei e mi concentro. Cioè, e voglio tirare i miei dadi di relazione con il crociato. Allora, quello che voglio ottenere è questo. Voglio sapere, visto che che nella mia testa io sono il capostipite della sua chiesa da adesso in poi, perché noi riusciremo a fare questa cosa, io sto cercando di concentrarmi su Chrisgrim, capendo come il Nicandro che conosco io, che avevo idealizzato, si sarebbe confrontato contro una sfida del genere. Quali punti deboli avrebbe cercato di, come si dice, di sfruttare, cosa avrebbe cercato di fare e di non fare.
Per GDR sarebbe più comodo farla con la regina degli elfi, perché ovviamente probabilmente adesso non mi tornerebbe in culo, ma uno dei nemici è il re dei nani e quindi sarà il re dei nani. L'ho insultato parecchio in orchestra. No, c'è il re dei nani, la regina, l'imperatrice, la sacerdotessa. 4-4-4-6. Ah, Gesù. 6. D'amore acceso. Solo non uno, avessi mai offeso. 6? Sì. Cos'è che volevi ottenere effettivamente di sapere come si sarebbe comportato? Allinearmi con Chris, visto che secondo me Chris rimane ancora delle memorie di Nicandro, chiunque sia stato. Io voglio allinearmi con Chris Green dopo averla nutrita per capire se io fossi Nicandro come combatterei questa battaglia. O forse ho già combattuto. Ricordate che Nicandro è morto. Di vecchiaia. Sì, questa è la storia che dice. In realtà è morto contro un drago. In questa cappella. Beh, sarebbe un'ottima indicazione per non rimorire. Se so com'è morto. Non so come l'ha combattuto. E che era convintissimo. Allora la lama la prendo, cioè la spada la prendo. La coda è il punto debole. Nessuno lo sa, ma in realtà è la coda. Nicandro avrebbe sfruttato tutte le possibilità a sua disposizione. Mm-hmm. E la cosa che ti viene in mente solo adesso, che state nella cappella mentre Broxnar sta preparando il rituale per attirare il drago, è di andare a recuperare l'altra Chrysecril, quella di Moribrar, che è per terra nella sala principale. Tempestosa e luttuosa, a due mani, cazzo, è bellissimo. Vado. Dove stai andando? A procurarci più possibilità di vincere. Su. Dove? Aspetta. Poco più lontano. Dove eravamo prima? Dove c'erano i golem? Dammi 30 secondi. Prendi anche i pugnali di Will. D'accordo. Che cos'è che stai andando a cercare? Una spada come questa. Ah! Infila la mano nel libro. Dici questa, tipo? E la tiene per il pendaglietto. Sì, dico quella. Avete anche i pugnali di Will? Dei pugnali conficcati in un golem? No. Okay. Perché? Will. Erano magici? Sì. Ah! Gli faccio... scompare. Stupido mio. Con la spada. Come si dice? Gli faccio vedere lo scudo. Questo è magico? Facciamo cambio. No, puoi tenerla la spada, è fastidiosa. Oh, grazie. Butto per terra lo scudo come se non me ne fregasse un cazzo. Ah, vabbè, se devi proprio buttarlo e lo prendo. Aspetta, non ti piace più questo che c'ha i spuntoni? Ma questa è una testa di leone. Ma questo c'ha gli spuntoni. Ma con questo è stato il campione dell'arena. E questa me l'ha data lui. Ma perché lui non sa bene cosa deve dare. Intanto in pugno l'altra crisi. Ok. E poi mi dite. E poi questo mi è di un viaggiatore nel tempo. Vabbè, allora anche questo è di un viaggiatore nel tempo. Ah, grande. Lui ti ha fregato. Dai, uno scambio. Beh, tecnicamente anche quello che mi ha dato lui è di un viaggiatore nel tempo. No, perché l'ha trovato qui. Adesso è di un viaggiatore nel tempo. Ma l'ha usato poco. Vabbè. Non ci ha combattuto nell'arena. E tu? Sì. E cosa ci hai fatto? Ci ho combattuto nell'arena. Sei stato schiacciato da un gigantesco ammasso di... roba nera. Ho salvato un sacco di gente, si ricorderanno un sacco di persone. Ma non con lo scudo. Va bene, se dovessimo morire tutti non porterete il drago via. Beh, noi non moriremo. Quello è... certo. Non mi piacciono i cari degli orchi. Ricompare, stupido idiota. Si avvicina. Signor orco, quanto ci mette ancora? Tu dire. No, io ho quasi di finito. Io mi sto un po' annoiando. Se loro lascia finire, io finisce. Grande dio cieco di orchi. Tu grazie porta te. Qui drago. Grazie per lo scudo. E finisce di maledizione di drago. In e cambio, mi vado a sedere su una panca offeso. Io ti dare io cosa cara a Broxnar. Tutte barbe di nano che Broxnar ha collezionato fino a questo momento. Lui ricomincia in gerarchia di clan di bambole di pezza. Non è più campione e sacrifica barbe. E le butto nel calderone. Le butti nell'acqua e il momento che toccano l'acqua senti sale un fumo che inizia a riempire la stanza. Non è fastidioso da respirare, però vi impedisce per un attimo di vedere cosa c'è intorno a voi. Non si sa mai che sia evocato o non convocato. Dove siete quindi? Allora io in nascosto dietro l'angolo più estremo della cappella. Verso di te,
l'angolo inglese. Io dimmelo tu, perché stavo parlando con ero di fianco a Krubal a parlare con loro. Ho in mano le due spade, sto cercando di capire come armonizzarmi con loro e eventualmente come abbandonarmi a loro durante la battaglia. Ok, io esco dal calderone, lo rovescio per me e sto lì di fronte, perché tanto non lo voglio massacrare. Quando la nebbia inizia a diradarsi un pochino, vedete all'ingresso della cappella il nano. È un po' diverso da come era l'ultima volta che l'avete visto. Adesso la sua faccia è un po' più allungata, più simile a quella dei coboldi. Mm-hmm. Ha delle ali membranose sulla schiena, la coda squamosa che si allunga da dietro, e le sue gambe sono ormai deformate come quelle di una lucertola. Molto simile a un coboldo. Troppo simile a un coboldo. Ecco perché lo inseguono. Broxnar è un parente. Vedo che ci ritroviamo. Sì, io da lì non mi vede. Io sento solo una voce, no? No, dovrebbe vedere però i coboldi. Ok, io però guardo verso te e gli faccio. E oggi ti finisce tutto. E quando lui fa... io parto. Io mi esporgo e mi preparo a sparare qualcosa. Esporgo, poi mi servirà il manuale. Mi espo. Sì, devo guardare solo una cosa, non mi ricordo di che livello era. Vabbè, intanto tirete l'iniziativa. Iniziamoci. Eccolo qua. 18. Sorry. 9 più 5, 14. Tieni. Dai. 2. Grande roba. 10. Minchia, vero? Sì, sei comunque ultimo. Né più né meno. Strano, nelle cose che contano. Però sono il primo in realtà. Sei. Cioè, c'è un round di sorpresa, cioè c'è un'azione di sorpresa. Almeno mia di Tain che stiamo facendo. Voi due sì. Sì, sì. E in realtà prima Tain, se vogliamo essere. Sì, sì, perché io faccio. Uno, lui parte e io stavo per fare il via e poi parto io. Tain. Quando vuoi, Mi date io un paio di dadi da 6? Parto il maciullatore delle nevi. Dadi. Basta, grazie. Io tiro un respiro, mi focalizzo e penso nella mia testa. Punitelo! E corro verso di lui. Penso che ne era una sorpresa o mi muovo. Correndo verso di lui... Senti l'armatura dietro sulla schiena che inizia a farti male. E voi due dopo un attimo vedete che si frantuma l'armatura sulle sue spalle e, sì, e spuntano due ali membranose pure a lui, mentre le piccole corna che avevano iniziato a vedersi sulla sua fronte si allungano visibilmente e si forma una piccola Illidan corona di fiamme tra le due corna. Ma no, che bello. Lidan con la Crown of Destruction. Io nel momento in cui mi muovo verso di lui cerco di fare tutto il casino possibile e di attirare tutta la sua attenzione, perché col movimento voglio fare in modo che lui sia orientato esattamente, cioè non abbia ancora meno possibilità di vedere Al. Ok, tu avevi consumato qualche cosa? Sì. Sei nella cappella della luce. È un momento di difficoltà, quindi puoi tirare per vedere se le recuperi. Ma di quelle già consumate o adesso ho consumato? No, di quelle già consumate prima, quando siete arrivati qua. Aspetta, che tiro? Perché normalmente è rescalation. Cioè... No, qua, fine combattimento, come se fosse una di quelle... Ah, recupero. Okay. Ah, allora aspetta, allora... Col dado da 20. Sì, 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 capito. 11, sì. 17, sì. Fantastico. Oh. E quando tocca a voi, pure voi, se avete consumato delle cose, prima di iniziare, tirate. Ottimo. Ora, tornando all'attacco. Io in realtà avendo cambiato quegli incantesimi, mi sa che...
Io faccio in tempo ad attaccarlo. No, sì, cioè, è un round o un'azione? No, no, è un round. Ah, fantastico. Allora lo attacco. E comunque io ti avrei detto che era di evoca. Lui compare subito. Non convoca. Dov'è? Evoca. Dove cavolo è? Non è ancora tutto, non incantesimo di orchi? Non puoi dirlo. Non parla di chiaro. 20. Bene. Di dado? Sì. Quindi adesso 11. Il maciullatore si scatena. In realtà è un'illusione. Che faccio? Tiro e raddoppio? Tiri e gli fai danni. Cosa sento con le spade? Cioè, allora, mi hai detto cosa sento fisicamente. Le spade come si comportano? Le spade per il momento sono completamente silenti. Ok. Allora, punire. Ho tutto? Sì, ho tutto. 12 e 7. 19. E 7. 26. E 2. 28. E 9. 6. 26, ah no, 28, scusa, sì, giusto. 28, 28 e 6, 34, 34 e 4, 38 e 6, 42, 42, 42. Sì, no, 40, 44, 34, 44, 44 e 7, 51, 52, più 16. Ah no, è 67, 120, 134. Menghia. Tutti sacri. Sacri. Aia. E muore, finita, bella. Questa è la tredicesima era. No, non credo. No, ti piacerebbe, Alphonse. Non credo. L'ha preso, sento rumore, sento urla, qualcosa. Sì, sì. Senti lo spostamento d'aria delle lame. Più che altro. Vabbè, sì, ma non ci senti... sarà un grido, carne tagliata, qualcosa. Carne tagliata, sì, grido da parte sua, no. Niente. Quindi mi sporgo un attimo e cosa vedo? Vedi Tain con due spade piantate, una nella spalla destra e una nella spalla sinistra di Taruk, che gli sono scese praticamente fino a toccare le ali membranose che ha dietro, e Taruk sta sorridendo. Allora, cazzo, round di sorpresa. Io allora posso ritardare l'azione? Sì. Perdendo magari il movimento, eccetera. Voglio agire in contemporanea con Taruk. Quindi mi perdo l'azione del round di sorpresa e mi posso alzare l'iniziativa? Adesso tocca a Taruk, tu sei l'ultimo, quindi agite comunque quasi in contemporanea. Ma io voglio agire proprio in contemporanea. Sì, puoi ritardare l'azione. Per questo round puoi ritardare l'iniziativa la sua. Sì, esatto. Ma sì, io voglio ritardarla permanentemente. No, perché no, in realtà la stai anticipando. Però in realtà perdo tutta l'azione del round di sorpresa. Sì, ma stai preparando l'azione. E posso ritardarla? Il contemplato in tredicesima era. Stai preparando l'azione praticamente, sì. Ah ok, non c'è il ritardare, c'è il preparare. No, aspetta, c'è il ritardare. Non c'è lo spostarsi. Allora, io in teoria adesso avrei, diciamo così, avrei un'azione Taruk e poi avrei un'altra azione, che è la mia iniziativa normale. No, quando... la tua altra azione è alla fine, dopo che tutti gli altri hanno già fatto, perché cioè, tu sei l'ultimo. Il discorso è, il esatto, e adesso sono il primo. No, no, tu adesso tu sei l'ultimo del turno. Adesso ho un'azione. Ah, ok. Quindi tu puoi ritardare questa azione. Stiamo considerando come turno di sorpresa. No, esatto, tu puoi ritardare questa azione all'interno di un turno che comprende me e te e basta, all'azione di Taruk. Ma non puoi abbassare la tua iniziativa a quella di Taruk, perché ce l'ha più alta di te. È Taruk che potrebbe. Però potrei farlo il round dopo, in teoria, perdendo la mia azione. Se io sono l'ultimo, perdo quell'azione, sposto la mia iniziativa, e a quel punto potrei anche essere primo del round dopo. No, perché non è previsto in tredicesima. Ah, ok. Puoi preparare l'azione, però ogni round poi devi preparare. E allora l'azione. Adesso preparo l'azione a quando Taruk fa qualcosa. Tocca a te. Siamo sempre lì, sei appena prima di lui. E allora aspetto che lui faccia qualcosa per fare qualcosa. Sta facendo qualcosa, cosa tocca a te. Cosa sta facendo? Tu non hai specificato cosa lui doveva fare. Tu che cosa... Quando prepari l'azione? O mi dici, okay, quando lui fa questa cosa, io faccio l'azione a quest'altra. Quando lui attacca o lancia un incantesimo. Oh. Sta attaccando Tain. Come? Con gli artigli. Ok. Ah, artigli. Ah. Allora intono la Song of Aid. Devi farlo subito. No, ma non la fa. Faceva. Sì. Se lanciavo l'incantesimo magari attaccavo lui. Su di Tain. Grazie. 10, guadagni 20. Punti ferita temporanei. Minchia. Bomba. E come mia azione battle chant semplice.
20. Due. Attenzione, 20. Si attiva il Battle Cry. Secondo 20. E nel miglior tradizione dei Virgin Steel. Sì. Inizia a parte un assolo di chitarra elettrica. Che non si sa da dove arriva. Parte un assolo di chitarra elettrica. È proprio idiota. Victory is mine. E potevo farlo solo col 20. Oppure 16 o più, ma dopo il quinto escalation die. Picchia. Uno di voi può usare free un recovery. Che non penso serva a nessuno. A me sì, ho 16 punti ferita. Okay. Beh, con 6. Puoi usare recovery free e fino a 3 persone il prossimo attacco più 3 danni da 6 danni. Ok. Mentre si continua a rimanere. Victory is mine. E i danni, scusa. Oh, e con questo 20 io ho bucato la scheda per la seconda volta. Grazie a me. Esatto, ovviamente, come la grande tradizione di Fumble. 15 e 12. 27 54 danni. È un critico, no? Vicini a 200 danni nel round di sorpresa. Non ci eravamo arrivati mai, eh. È stata una buona combo. Lui, come ai vecchi tempi, subisce questo colpo di lato. Io ho anche le corna. Pensa, sarà per quello. È tutto un grande rift che sì, io non facevo tanti danni tranne alla fine. No, neanche alla fine. Tramite di me hai sempre fatto. Alla fine io facevo tipo 2 danni a tutti storditi per 3 round. Ah, Dragon Age. Taruk mi attacca. Riceve il colpo da dietro l'angolo di Alphonse. E io sorrido. Si gira verso di lui e gli dice: "Non ti preoccupare, arriverò anche a te. Ma prima io nell'altra mano, visto che la falce ce l'ho appesa dietro, la allungo solamente e gli faccio Ma prima dovrei strappare il cuore a qualcuno. E sarà succoso. E sarà ottimo da deglutire intero." E ti colpisce. Con un dado enorme. Però col dado forse no. Però prende la 22. Ho 22 perché ho buttato giù lo scudo. Avevo 24, adesso ho 22. Quindi mi prende. Ti colpisce, non è un 11 o più. Io faccio per parare con lo scudo. Con la spada. Esatto. E ti piglia in faccia proprio pieno. E senti proprio, no, che lui va con gli artigli dritto verso il cuore e perfora la tua armatura. Minchia. Sono 60 danni. Beh, meno male che avevo 25 temporanei. E senti che sta cercando di strapparti proprio parte della cassa toracica per... Le parole di questo incantesimo sono Kalima. Non è neanche un incantesimo, è pura forza bruta. Non ha ancora fatto nessun accenno a evocare potere. Gli grido in faccia: "Il mio cuore è nero e pieno della forza del crociato." "Il tuo cuore sarà un'oliva da ingoiare mentre osservo la distruzione della città che ormai è in fiamme." "E poi sarà il turno del pelle verde. Il canterino lo lascerò per ultimo." "Grazie." Tain, azione free. Leon Hans. Free as a bird. Uso un recovery su me stesso, che adesso, avendo preso il come si dice, il talento champion, non mi fa più spendere un recovery. Quindi un recovery gratis. Sempre? Una volta al giorno? Eh? Quando? No, 2 volte. Ah, minchia. Dici niente. No, infatti. Ma è solo del paladino? Paladino. È Leon Hans, è in posizione delle mani. Ah, ok. Allora, 5, 7... Leon Hans. Leon Hans. Allora, 7, 7, 14, 14, 15, 23, 24, 25, 27 più 12... 37, 39. Io avevo 35 feriti che mi aveva fatto lui, perché lui mi aveva dato i punti feriti temporanei. Mentre lui mi dice questa cosa, io sorrido e le mie ferite si rimarginano completamente. La sua mano viene spinta fuori dal mio petto. Io lo riattacco con le spade. Vai. Ricordi che per più 3 danni da 6 al primo attacco. Fumble. No, ho fatto. Ah, lui incute paura. Lui è fear. Cioè lui no. ha cose di paura, no. Magari poi quando è drago. No, neanche quando è drago. I draghi non fanno più paura. Ma davvero? I draghi non fanno più paura. I draghi non fanno più paura. 24. No. No.
lo colpisci, senti che le tue spade dicono: sì, colpevole, il suo sangue sarà nostro, e sanno di essere in due adesso che parlano. Che bello. E senti però che qualche cosa di robusto. Scusa, punire. Non ho fatto 24, ho fatto 26. E senti che qualcosa di robusto impedisce alla tua spada di perforare la sua corazza. Tra l'altro il più 3 di 6 è al prossimo danno che fa. Ah, danno, ottimo. Quindi anche magia. La sua tunica con cui era vestito e che già era semistrappata è ancora più rotta e vedi che sotto ci sono scaglie di drago. Ah, allora. Lui è già mezzo trasformato, pur essendo di dimensioni coboldo. I miei muscoli sono, come si dice, i muscoli delle spalle e delle braccia sono tesissimi, stanno cercando di penetrare le sue scaglie di drago, ma non ce la fanno. E la mia forza bruta e pura non riuscirebbe a colpirlo. Lo guardo negli occhi e gli dico: beh, allora dovrò lasciar fare a loro. Le spade per un attimo passano nel piano etereo, diventano completamente di energia, lo trapassano facendogli la metà del danno, perché punire fa comunque la metà del danno. Anche se fallisco. Più 3 dadi da 6. Allora. Più 3 dadi da 6. Tiri. Mannaggia. Allora, 12 e 8, 20 e 6, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 37 e 5, 42 e 9, 51, 52 più 16, 68. Più 1. Più 1, 69, diviso 2. No, più 0, siamo ancora a 0. Perché quella di... Ah, sì, è vero, perché era una sorpresa. 68. Quindi 68 diviso 34. 34. No, i 3 dadi da 6 non li dividi, eh. Ah, ok. Perché? Perché i 3 dadi da 6 si aggiungono al primo danno che fai. Ah, è vero, è vero. E faccio il danno io. Sua spada che dimezza se manca. Sono 3 dadi da 6 in più al prossimo dado di danno che tiri. Ok. Quindi, vabbè, erano 68 meno 12. No, sono semplicemente 34 più 6, che era la metà. Giù, no, okay. Giù. Sì, 40. Vabbè, 40. Okay. Giusto. Claudio, la matematica che funziona. La matematica. Beh, sai, 40 danni. E? Ah no, non posso fare disegno. Sì, col movimento... cerco di farci disengage. 54 i danni. No, erano 64 meno 64 con i 12. Fai 64 meno 12. 64 meno 12 sono 52. Diviso 2. 26. 31. Diviso 2 26. Sono 26 più 6. Più 12. Più 12. 38. 38. Che sono quelli che ha tolto lui. Sì, è giusto. Allora, siamo di nuovo lì. Sì, no. Cerco di fare disengage. Vai. Tanto se lo fallisco posso rimanere lì, no? Se lo fallisci puoi rimanere lì, se ti sposti lo stesso attacco d'opportunità. Certo, quant'è disengage? È una prova di... Ho fatto 6, non penso che ci sia riuscito. No, non ci sei decisamente riuscito. Con lo scudo era più facile. Resti lì, quindi? Sì. Proxnar. Ok. Allora. Metto la bambolina su questo banco, seduta come se dovesse osservare la battaglia, e prendo la rincorsa, ruggisco e vado dritto contro di lui. Obiettivo: usare l'artiglio affilatissimo della creatura che ho trovato nel carnaio e cavargli gli occhi. Ok. E mi incazzo. Che è onesto. Che è onesto. Sì, ovvio. 13, 18. Mi è venuto una merda. Ma non può essere 18 se hai fatto 13 di nuovo. 13 e 12, scusate, 25. È che non va bene perché tu hai mancato 26. Lo stesso, c'ha 27, ve lo dico addirittura così, okay, che facciamo troia. Prima. C'è tanto 27. 27 è tanto, devo fare tanto. È un boss. Sì. Io lo carichi, 12. L'artiglio senti che sarebbe in grado di perforare le sue scaglie, mm-hmm. E lui però riconosce l'artiglio e... Purtroppo, dato che Tain ha appena trasformato le sue spade in spade eteree, lui si lascia trasportare via dalle spade e per un attimo diventa etereo anche lui e tu gli passi in mezzo. Ma l'ha mancato. Sì, però gli fai comunque il danno da mancato. Che è il tuo livello. Che è il tuo livello. Sei. No, il tuo livello. Però per sei, due modificatori. Sì. Sì, non del miss. Non del miss. Quando hai scritto di fianco al miss, ok. Per ricordarmi
E vedete che rimane nel piano etereo per ora. Alphonse. Praticamente sei riuscito a scalfirlo appena prima che lui si... Questo è ancora il primo round, giusto? Sì. Sì. Io mi sposto, vedo se mantengo la concentrazione sulla canzone. Sì. Quindi sono questa volta a Brox. No, sempre a Tain. Perché ha detto che sceglie lui per primo. Mi dai l'altro dado da 6? Che se l'è rubato? Sono altri 19 punti ferita temporanei. Questa era la mia gratuita. E come normale... Sì, sì, lasciami per ultimo. Inizio a battere al ritmo la falce e faccio... Broxnar e te! Aspetta, vediamo... Inizia a ballare. Ma non mi ricordo se era l'anello o lo scudo che ne faceva. Ah no, era l'anello per forza. Era l'elmo. Era l'elmo. E lancio forza degli dei. Tutti gli alleati, quindi la lancio quella di gruppo. Voi due con ogni attacco fate due dadi da 6 in più. Bene. Se lo facevo su di uno solo erano 4 dadi da 6. No, ma era. Sono fighe le spell del chierico. Puoi scegliere se quando la lanci se farla su di tutti o su di uno. Bellissimo. E sta lui che sempre in maniera molto eterea entra qua dentro e i coboldi vedete che stanno lì in un angolo appoggiati. Lui non sembra assolutamente averli visti, ha parlato con te, ha parlato con lui, ha parlato con Alphonse. Loro due non li ha ancora visti o forse non li può vedere, chi lo sa, chi lo sa. Io l'ho buttata lì ma evidentemente nessuno si ricorda. E vedete che la sua forma inizia a cambiare e diventa... Io mi ricordo che anche noi fuori la gente non li vedeva. Più grosso. Sì, sì. Non so il perché. Quando eravamo fuori in mezzo alla strada, la gente non lo vedeva. Io non ci sono mai stato. Sì, ma no, ma io non ci sono mai stato. Sì, sì, lo so. Infatti diceva loro due. No, io non ricordo. A noi due. Sì. Si è fatto più grosso! E attacca con gli artigli Broxnar e... Tain. Grazie. Prima Broxnar e poi Tain. Tain è un fumble. Fumble è già fumble. Broxnar però prende la 24. Preso. La 24. Sì, 24. Sono 60 danni. Col fumble? No. 60? Allora. 60. Col fumble. Io sono gravemente ferito. Ah no, allora, la mia capacità razziale sarebbe si sarebbe potuto attivare a volontà con i fumble, ma non ho preso il talento, quindi no, niente, è un fumble. Sono solo gli attacchi melee. Ok, beh. Vedete che comunque l'idea di attirarlo nella cappella è stata buona, perché il secondo è che lui alza l'artiglio per colpire e rimane conficcato e rimane incastrato in un candelabro, per cui non riesce ad attaccare, tira giù un pezzo di parete, però ormai è troppo tardi e Tay sta già recuperando, girandosi e facendo quel che deve. Bene, io voglio andargli sotto, visto che gli artigli fanno veramente male, che provi pure a schiacciarmi di pancia, però porca vacca, se io gli vado sotto qua e comincio a cercare di aprirgli la pancia con le spade, magari riesco a fare qualcosa di meglio. È più grosso! Allora, smite, anzi, vediamo se faccio uno. No, beh, non l'hai recuperato? No, non lo colpisco. Non lo colpisco perché ho fatto due. No, direi. Ho fatto due e non l'avevo colpito. Devo fare 11. Devo fare 11 per colpire. Però gli faccio metà del danno. Con tutta la buona volontà. Però gli faccio metà del danno perché ho usato smite. Allora, questi li lancio dopo. I due di 6. 4 e 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 27, 32, 40, 56. Più 2 dadi da 6. 56 diviso 2. 28 più 9, più 37. 9. Questo non lo so se non lo dimezzi, perché qua è 2 dadi da 6 in più per ogni che aggiungi al tuo attacco. Ormai facciamo così. Okay. Perché sono diversi in realtà. Sta diventando una lezione di analisi 2. Esatto. Io da sotto prendetela col bardo che può prendere spell delle altre classi. Io di nuovo da sotto cerco di, come si dice, cerco di aprirgli la pancia, le sue scaglie sono troppo dure. Ci penso di nuovo e dico fate voi e mi abbandono completamente le spade e loro diventano di energia sacra e in qualche modo riescono a ferire lo stesso. E meno male perché io meno sono male che fai metà danni e Broxnar.
Se no, okay, io sono, una, sono puntigliato più 7, dalla sua artigliata. Ho più 16 al tiro per colpire, devo fare 11. Beh, però io gli voglio staccare qualcosa con quell'artiglio, quindi attacco. 15, direi che l'hai 27. Preso. 27. Al pelo. L'ho preso. Quindi sto con gli artigli della cosa, vero? Già deve fare 15. Mm? Sì, sì, però 15. Ah, che bello. Con gli artigli della bestia. E la bestia è... 17, 9, 26, 27, 27, 8, 35, 35 più 6. 41, tu l'hai già tirati sul mese di prima, 3 dadi da 6 in più. No, allora ci sono 5 dadi da 6 in più. Questi sono 4. Ah, 41. Tieni, tantissimi. Allora, 41 più 12. 53. 53 più 4, 57. Più 5 62 più 2 64 più 6 70 più 10 80 80 80 non sono male, quindi l'artiglio riesce a passare le sue scaglie, sì. Strappargli un po' di carnazza. Sono estremamente affilati e probabilmente erano di creature evolutesi per cacciare i draghi. Non sai assolutamente cosa possano essere, ma il come ha passato le scaglie ti fa pensare che siano state progettate o dalla natura o da qualche mago pazzo per fare esattamente questa cosa. Molto bene. E infatti il buon Taruk si gira verso di te e ti dice: presto ce ne sarà anche per te. Non ti preoccupare, è la te la farò pagare anche per questo. È la fine del primo round, abbiamo fatto 351 danni. È il secondo round. Secondo? Un round ne avete fatti 188. Di sorpresa. Alfons, quanto è alto l'altare? Un metro e mezzo. Quindi teoricamente se io mi nascondessi buttandomi per terra dietro l'altare... Sei può fare, nascosto. Può fare alla T-Rex che basta che si sporge, mi mangia e mi tira su? Oppure ci si deve impegnare un po'? Ci si dovrebbe impegnare, però sai che può soffiare e il soffio ti prenderebbe lo stesso. Sì, però se mi soffia di là non pia nessun altro. Sì. Quindi io mi sposto... Per come disegnato è molto vicino. Cioè io mi sposto lì dove c'è l'altare. Giusto? Sì, immagino di essere ancora a portata. Sì. E intanto vediamo se mantengo la song. 11. Sì. Tu ce l'hai ancora i punti ferita temporanei? Sì. La Broxnar. 10, 17 e 3 esattamente. Fra le balle, ok. Ricordate di poi 20 punti ferita temporanei a lui. E io da dietro mi scrocchio le dita, guardo il culo del drago. No, è metallo. Attacco viscerale come in Bloodborne. Dico, la scimmietta che torna nell'antro. Mai ignorare l'uomo di legge che conosce le regole più oscure. E la mia ombra inizia a diventare più grande. E assume la forma di quella che volevo sembrare io da Betes con l'armatura. Però l'ombra ci riesce. 20 punti ferita temporanei. Grazie. Diventa parecchio grossa e si scaglia verso il di dietro del drago. E la scimmietta che viene. E lancio ombra della regina. Torna all'ovile. Carisma più livello contro MD. Dai che qua conta. Dai. Diciotto? La vedo... no. No, c'ha tanto di più? Non tanto, ma un pochino di più. Guardate se fa qualcosa... È del Warlock, quinto livello. Sorcerer. Ah, ok. C'è Warlock. Quinto livello. Che cazzo di manuale, Queen's guardate. Queen's Shadow. Guarda se fa qualcosa Queen's sul Shadow. Miss. Miss. Damage equal to your level. Ok. Ok. Quindi sono 6 danni. Che pacco. Se no gli facevo 8 dadi da 6 e potevo teletrasportare. Minchia. E vediamo se c'ho l'azione extra. Che ultimamente non ce l'ho mai. Di 4? Sì, ce l'ho qua dietro. Dai, su. 1! Sì, azione extra! Fagli uno spaccamento. È quello che stavo facendo. Faceva malissimo, ma in realtà, visto che è difficile. Dove cazzo me lo sono segnato? La cosa più facile da colpire è comunque l'MD. Lo dico. Non ha funzionato, non hai paura dell'ombra? Allora combattiamo le tue stesse carte! E gli faccio il soffio del nero. Ok. Non mi ricordo cos'è perché l'ho preso. Sarà pure un sempre Sorcerer. Sempre Sorcerer, quinto.
Basta. È un soffio di acido. Dopo la battuta. Mi sa che non si è sentita e forse è un bene. Carisma di livello contro MD. Credo anch'io. Oh. 24. Preso. Ui! Sono 10 dadi da 6. Più 20 di danno. Qui ce danno. Ne sono danno going. Ulla! Qui ce ne sono 5. Me ne manca uno. Vabbè. Posso, tiro questo e ne ritiro uno. 10. E 20. Fino alla fine della battaglia, all'inizio del tuo turno, tiri. Se fai 16 o più, lo puoi riutilizzare. 29, 7, 36. 36, 38 più carisma, no? Più carisma. Quindi era 38. 38 più 48, 49, 50. Più 20 ongoing. Già contati il primo round di 20? No, no. Alla fine di ogni round. Quindi sono 50 d'acido. E adesso è coperto d'acido. Questa è una cosa. E mi nascondo dietro l'altare. Proprio tipo buttandomi schiena all'altare. Pulisco un po' l'acido dalla bocca. È un po' roba tipo grossa che è entrata. Esatto. È un po' tipo. È una zanzara, vabbè, sì, lo so. Ah, di quelle maschio, quindi non fanno niente. È ancora peggio, per me sai che non cambia molto. Ma è là sopra, per ora non ti devi preoccupare. Perché non potremmo arrivarci. Se si avvicina qua, però Claudio se l'ha detto. Sì, va bene. Che è il più scomodo perché è infilato. Farà un dietro. Danno enorme. Esatto. Secondo me si decapita con la mensola. Sì, esatto. Già si sta avvicinando. Taruk, a questo punto. Tranquillo. Dai. Da buono. Io. Si gira, dando le spalle a Brosner. E si è girato verso di me. Sì. Mi ha detto prima. E poi gli hai fatto 50 danni di acido che gli rimangono lì. Gli hai ruttato i rovi. Ma non ero l'ultimo mentre vedo l'ombra nera che si. Colpisce un solo avversario. Se lo colpisce. Beh, con me non c'era uno svantaggio. Cosa? 31 di PD perché sta soffiando? Però io sono dietro l'altare. Appunto, sta soffiando. Ah, quindi se è proprio sporto e mi ha sputato in testa. Sì, infatti prende solo te. Va bene, lo prenderò. Sono 60 danni. Aiaiissima. Sei immobilizzato perché il veleno ti rallenta i movimenti. Tiro salvezza, ti puoi muovere. Solo il movimento? Sì. Ci ho bloccato, ok. Meno male che ero l'ultimo! Sarai l'antipasto. Gli altri so che fine faranno. Il mio padrone me l'ha detto, ha visto il mio futuro. Io sono destinato a grandi cose. E il Pelle Verde soffrirà in futuro a causa mia. Io so cosa succederà. Anche i due coboldi che ci hanno detto di ucciderti. I due cosa? Io mi giro a guardare da una parte e vedo cosa fanno loro due. Stanno chiacchierando in un con il tè. Che grandi sono. C'è Krubal che sta sussurrando delle cose all'orecchio di stupido idiota. Però non sapresti dire cosa. Io mentre li guardo, gli faccio tipo una mano. E allora stupido idiota ti guarda e ti saluta. Ciao. Tutto bene? Una mano. Non è ancora morto. No? Gli accordi erano che noi lo portavamo via morto. E sta a Tane. Io mi pare che Taruk non abbia assolutamente sentito questo scambio di parole. Si è voltato a guardare con chi stavi parlando. Io sgattaiolo sotto, come si dice, sotto le sue gambe. Arrivo fino davanti all'altare. Come si dice? Passo una mano sopra Hal. Io gli do un 5 da sotto. Esattamente. E senti un'energia per invaderti. Puoi usare un recovery gratis che non conta nella conta dei recovery. E quanto è il recovery adesso? 6 dai da 8. 6 dai da 8. Va bene. Più 12. Sta minchia. Sì. 2, meno male c'è il punto di vita temporale, se no ero quasi giù. Infatti lo stesso. 4, 5. 10... 26 e mentre mi giro questo lo fa, movimento e azione scusa e 45 43 e quick mentre 70. Subito dopo che ho dato il 5 ad Al, voltandomi con le due spade gli dico: tu stai combattendo con me, e dato che sulle scaglie non va bene cerco di andare agli occhi.
Go for the eyes, Dane! Go for the eyes, go! Questa volta ce l'ho fatta. Oh. Che cazzo. Allora... Go for the eyes, Dane! Go for the eyes! Ah! Allora... Più due dei da sei. Quattro... Ah, scusa! Il mio soffio, visto che era il primo danno che facevo, oppure il Queen Shadow, uguale, da più tre dadi da sei. Del coso di più. 11. 16. 20. Più... No, era solo quei miei. Tu 62. Danni? Yetta. Nice. Oh, così almeno arriva a cifra tonda. 480. Cazzo. Beh, se ci pensi in realtà solo noi, sommando tutti i nostri punti ferita, io ne ho pochissimi, arriviamo sui 300 e passi. Sì. E lui è un boss di quelli grossi. Beh. Broxnar, vedi che le spade di Thane l'hanno ferito, però lui fa molta fatica a colpirlo nella maniera giusta, perché le sue armi non sono fatte per combattere contro una tale bestia. Sono fatte per combattere contro i poveracci che non fanno i fioretti la sera. Esatto. Sono fatte per combattere contro di loro, capisci? No, è contro i demoni, contro altre, cioè, creature sacrileghe. Lui non è sacrilego, è soltanto uno stronzo. È solo stronzo. Esatto. Okay. Io faccio... Adesso vediamo se mi riesce un numero. Vai. Sì, cavalca il drago, piglialo da sopra. Cazzo. Io volevo usare il flauto orchesco per volare e saltargli in groppa. Bomba, sì, assolutamente. Col movimento arrivi. Bravo! 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 Bravo, bravo. Arrivi sopra. Era la cosa che pensavo di fare io se non avessi dovuto aiutare Alla. A dargli e poi sopra con l'artiglio. Vai. Sempre più incazzato. Hai un bonus di più 4 all'attacco perché 20 di danno! Oh, ognuno ha fatto un critico qua, eh. Qui era critico stronzo. Comunque perché ero sopra l'11 con tutte e due, però. Ma i, tre, i due dadi da 6 in più si sommano al critico? Beh, sì. Si moltiplicano. Se tu sei sopra l'11 con c'è. Entrambi i dadi, fai è critico, critico? Sì. È il barbaro. Ullala. Sì, ma è Gianni. È la seconda volta che gli è capitata da quando gioca, tipo. Allora. Mamma mia, 11, 8, 30, 33, 10. 43. Madonna, ragazzi, qua gli ha fatto 200 punti. 47 e 8, 55. Più 2 di 6. Sì, i suoi. 7, 55, 62. Più 6, no. Più 6, 68. Più 10. Più 10, 78. Per 2. 105. No, aspetta, 78 più 1. 79 perché sì, è più esatto. 149. Ah, giusto. 149. No, sono 158. Sì, scusa, 158. Spam! Madonna, dico, tutto male. Forse hai sbagliato a farlo su di me, eh? Mi sembri un po' una pippa come drago, è per preparare il Lucius Mockery dopo. No, tocca a te, infatti. Tocca a me? Allora io inizio a fare, battendo con la falce, cercando di fare la vibrazione. Faccio, certo che mi sembri un po' debole, mentre dico debole c'è tipo pum, e cose così. Hai cercato di uccidere l'imperatore e non ci sei riuscito. Hai cercato di uccidere l'orco e non ci sei riuscito. Hai cercato di uccidere me e ti vedo messo male. E gli lancio Lucius Mockery. Però, visto che sono champion, fa comunque qualcosa. Sono 6 danni. Fa comunque qualcosa. Sono 6 danni. Papà, vero. E comunque, fino alla fine del mio prossimo turno, se lui con un attacco manca, si fa metà del suo livello in danni. Minchia. Ok. Poco complicato. Vediamo se mantengo la Song of Aid. La mantengo perché 9 più, e stavolta me la faccio su di me. E poi vedi se per azione extra. Giusto. Su di me chiaramente sarà una merda, no? 8, 12, 15, 18 punti ferita temporanei. Quindi sono 8. E come azione extra, stavolta il dado da 6. 2! No. E mi... Ranni... No, perché c'è Thane. No. Aspetta, devo vedere, cazzo. Vabbè, è troppo tardi, avevo fatto Vicious Smoker. Vediamo se mi era ritornato il soffio, però. Cos'è che devo fare? 16 più. A meno che loro non siano... No. A meno che loro non siano completamente antidimensionali, proprio un altro piano di esistenza, io andrei vicino ai coboldi, così se per caso soffia si proteggono e magari proteggono anche te.
Se me lo dici lì, io non ci avevo pensato. No, io ci sto pensando da giocatore, ma non da te. Non li ho mai visti sti coboldi, non ne so niente. Poi lui tiro, non se faccio 17 o più mi viene in mente. 16, quasi! E no, faccio magari il prossimo round. E mi rannicchio di nuovo dietro l'altare. Tiro salvezza a vedere se mi finisce il... Sì. 11. No, il tiro salvezza. Sì, non è passato. Sì. Passato e lui no, stavo dicendo è passato, sono contento. Siamo in adrenalina, sono un po' complicati. Siamo in l'ho passato, non sono più rallentato, lui comunque sono 20 danni d'acido. Sì, ongoing. Siamo in violenza da battaglia, bro. 664, quello gli fa fare due punti ferita, per favore. Aspetta, ma non siamo al secondo round. No, non c'entra niente. Giusto, i danni del miss del Vicious Mockery, 6 danni più 2 delle scalette. No, non si è mai contato. Sui miss, sui miss. E dai, per 6-6-6. No. No, poi che ero dei precedenti che non voglio creare. Giustamente. Tu, Broxnar, sì? Sei ancora fluttuante perché sta ancora funzionando il flauto, per fortuna, perché lui ritorna a essere un cano. Quindi tu sei di volante. Pensando di farti cadere. E vi guarda e vi dice: pensate che questo basti a sconfiggere? Vedete che ha il fiatone. Un drago potente come me, i miei figli strapperanno le vostre lingue dalle gole e le useranno per adornare le loro grotte. Noi abbiamo solo cominciato, non siamo pigri. Intanto si stanno avvicinando i due coboldi. Scatta il trampolone adesso. Secondo me è tipo Ghostbusters. Adesso gli tirano una roba. Si apre e li chiude. Un'altra. Tira fuori dal libro. Se ne vanno. Esatto. No, c'è Grubal che è direttamente lì con il libro. Che sta facendo. Solleva il libro alle sue spalle e fa: noi saremmo a posto. Prego. Fup. E lo vedete scomparire dentro al libro. No! Lui non ha nemmeno tempo di urlare no. Io allungo la mano dicendo no, dopo che l'ha fatto. Oh, grazie. Ma ora è vivo. Quindi lo riporterete del suo tempo vivo. Più o meno. Non possiamo prima ucciderlo? Te voleva rimanere qui. Potete farcela da soli. Io devo fare comunque. Se tu ci è, io più facile. Se tu non ci è, io più difficile. Però non io andare. Fare. Beh, io comunque non vi consiglierei di restare qui, ecco. Perché? Beh, non so se sapete che cosa succederà in questo posto tra qualche mese. Abbiamo fatto un lavoro grosso, una risposta ce la dovete. Mm-hmm. Cioè, la guerra contro l'imperatore e l'arcimago, quello? Sì. Ah, ormai non si può fermare? È già in moto? No, è che tutto quello che avete fatto finora non c'entrava molto. Cioè, c'entrava, sì. Beh, l'imperatore adesso non ha più la spia che gli parla nelle orecchie. No, no, è vero. Non cambierà niente? No, no, cambierà. Questo non vuol dire che non ci sarà una guerra. Voi avete già visto il tempo che verrà da qui al nostro presente? Sì. Io sono Nicandro. Dipende. Da quello che decido ora. A volte sì, a volte no. Sta parlando come quell'halfling lì strano. Ah, vi ricordate di me allora? Ottimo. C'è anche lui o è lui? Oh. No, è lui. È Krubal che vi dice, vi ricordate di me, ottimo. Mi sembrava qualcosa di familiare nella fastidiosità della voce. Ragazzi, a me realmente dispiace, ma se c'è anche una possibilità di portare avanti la Chiesa del Crociato, io devo rimanere. Sai che se per puro caso la Chiesa del Crociato dovesse impedire la formazione dell'Accademia, io tornerò indietro nel tempo e ti ammazzerò, vero? Io non ho intenzione. L'Accademia è un bene. Sì, ma non si sa mai. Se tu non eri Nicandro e adesso stai cambiando la storia, sappi solo di fare tutto ciò che è in tuo potere per mantenere l'Accademia. Allora, ci proverò e sappi che... Io al massimo mi vedrai in una notte in cui sarai da solo nella tua stanza, in tutto il mio potere. Sappi una cosa. Se c'è qualcuno da cui vorrei essere ucciso, quello sei tu. Mentre ti minaccio, però, che si perde tutto il senso. È un complimento questo. Appunto, basta. No, quello che mi hai fatto tu. Neanche le minacce si possono far bene qua. Andiamocene. Se il vostro problema è l'Accademia, la Chiesa del Crociato, tutte queste cose qua.
Mi possiamo portare in una linea temporale dove quella roba è vera. Ma non è la... Eh? Non ho capito. Beh, ci sono diverse linee temporali che proseguono una parallela all'altra. No, non voglio che facciate il mio lavoro al posto mio. Qui ho del lavoro da fare. A me non mi dispiacerebbe in realtà. Sarà una delle... Questa magari sarà una delle linee temporali in cui la Chiesa del Crociato esiste, perché io sono rimasto qui. C'è una linea dove... Cioè, lo credi tu? Non c'è nulla di crociato. Credere mi riesce bene. Creature, demoni oscuri, divinità oscure. Ma che ti dico, su una spiaggia che... e basta. Non sarebbe male. Quelle che sono finite, sì. Non c'è nulla di nulla, quindi non c'è neanche nulla del crociato, dei demoni. Di niente. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Esatto. Come diceva il famoso Angelo Barduardi. Sì. Arcangelo. Arcangelo Barduardi. Angelo era il figlio. Sì. Come dice antico proverbio di orchi, tu va e uccidi. E va. E beh, io sicuramente ti dovrò dare una mano a ammazzare il drago, perché da solo, secondo me, potresti fare una brutta fine. Io si avvicina, si avvicina. Io invece io faccio prendo la bambolina. Io guardandoli con uno sguardo di commiato verso Al, faccio due passi indietro e mi appoggio rilassatamente contro l'altare. Mi guardo attorno, guardo Al e gli dico: vedi, questa cappella andrà un po' rinnovata. Dillo, parlare con l'imperatore. Mi avvicino a lui e tolgo il medaglione con la gemma, glielo metto in mano. Cerca di non farti ammazzare di nuovo. Almeno la prossima volta che qualcuno ti ammazzerà, forse potrai cavartela e ti ricorderai che non bisogna ammazzare la gente innocente. Chi si sa mai, ricordati un po'. Spero che non sia stato tutto per niente. Io mi tolgo lo scudo, che è l'elmo, che è un elmo aperto, di quelli che lascia vedere il volto, che e gli dico: hai comprato l'armatura, ma ti manca qualcosa che protegga la testa. Dovrò dipingerlo, però. Grazie. Vi do la gemma della vita. Ok. Tu hai l'elmo. Tu hai l'elmo del fumble. Sì, che se una volta al giorno un attacco fallito diventa un fumble e si ricarica con l'11. Quindi? Io vieni con di voi per finire Taruk. Ah. Quella è la mia missione. Ok. Perfetto. Salutaci, Will. Lo farò. E non fare troppi danni. Ci proverò. Impegnatici. Tu non fermi. Vicino ai coboldi. Si spalanca la porta della cappella. Entra un coboldo. No! No! È una pessima idea! È veramente una pessima idea! Ah, ce l'ho fatta! Sono arrivato in tempo. È Kruman. Un altro? Sì. Vi assomigliate un po' tutti voi, eh? Ah, no, no, è che sono lui. Non vi preoccupate, prima o poi ci fate il caldo. E l'altro Grubal? Si guarda tranquillo, come se niente fosse. Cosa è una pessima io idea? Io comincio a avere mal di testa. Prima uomini, nani e elfi, panterini, parla. Adesso cani di orchi che parla, tutti parla. Io non ucciderò mai Taruk. No, no, infatti, il problema è quello. È da uccidere qui adesso. Ah, e quindi... Ah. E allora, beh, liberalo! E allora io tu riapri il libro e finisce. Prepariamo un'azione, tutti siete tutti lì. Io non sono tanto sicuro, però se lo dico io potrei fidarmi di me stesso. Che fine ha fatto? In realtà penso che sia una pessima cosa da fare, ma d'altra parte... Non secondo me è un'ottima idea. Dai, d'altra parte abbiamo promesso all'imperatore che l'avremmo ucciso. Ma che fine ha fatto, stupido idiota? E l'altro, il nuovo Krubal che ha una cicatrice su un occhio, un braccio in meno. Purtroppo, tutto quello che rimane di stupido idiota è questo. E solleva un cuore di pietra. Vabbè, non se sto ne capendo niente di quello che sta succedendo, ma tirate fuori questo drago! Sì, giusto! Non ci vuole tanto di capire, loro riaperto il libro in loro epoca, noi non ucciso drago. Evidentemente noi morti e quindi poi stupido idiota fatto in due. Sì, il problema è che lui da solo non ce la fa a ucciderlo. Ma c'ero anch'io. No. Perché? Non quando l'abbiamo liberato. Forse l'abbiamo liberato nel punto sbagliato. Forse tu ti sei perso.
Vabbè, qua siamo in tre. Qui siamo tutti, quindi noi uccide. Dateci una mano per ora. Meglio se fantasia questa roba. Va bene. Ci avrai un'arma in quel libro o in qualcosa? Beh, intanto posso... Più una. Intanto vi posso dare queste. E vi tocca a tutti e tre. Sentite una scintilla colpirvi il braccio. Una piccola bruciatura. Ah. Un attimo soltanto. E recuperate tutto quello che avete speso. Non i punti verità. Sì, sì, no, ho capito. Ah. Però tutti gli usi di tutto quello che avete speso. Punti verità sono full. E allora io rilancio. Vabbè, io prima di partire. Curativa. Prima di partire. Io a questo punto rilancio prima quanto di partire. Cura tutto? No, cura. È un. È un recovery roll. Extra. Ok. Quello che immagino sarà finito perché era fine battaglia. Quello che dà più 2 di dadi da 6 dal dado. Quindi 7, 14. Se siete pronti, direi di sì. Vai! Krubali infila la mano nel libro, scaraventa fuori Taruk contro all'altare. Vai. Uhuhuhu. 29 di MD. Preso. Mi date un paio di 6? No, ce li ho questi qua. Oh, attenzione. 6, 6, 5. 6, 6, 5, 4. 10, 21, 27. Aia! Ostia. 37 e 12. 49 danni con 10 di 6. Però. Grande. La moglie di mortigia. Più carisma. 49 più 11, 60 danni d'acido più 20 ongoing. Sì. Però. Io sto ridacchiando, faccio che schifo, però funziona benissimo. Lui di bisogna che cambia di dieta. E io? Uno di voi due, scegliete chi. Vado io, così prego, dottore. Riesci a finirlo tu. Punire. Se da 11 in su ce la faccio, da 11 in su ce la faccio. 1, 2, sì, sono tutti. Che schifo! Tira le manciate di dadi, poi sono mischiati 8, 6 e 12, quindi sembra proprio che ha preso una manciata a caso. Come se la regola fosse con un attacco prendi una manciata di dadi che è più vicini. Esatto, quelli che riesci a tirare su, che riesci a tenere su una mano, li puoi tirare. Basta che non siano da 20. Esatto. Poi puoi tirare quelli che puoi. 66. L'imperatore può tirare anche quelli da 20 invece. 66, la gallina canta. Anzi, più un di 10, così li faccio più tutti. Più due da 6. Tenga. Un di 10. No, due di 6 ce ne sono già. 4. E mi tolgo i temporanei. Broxnar. È conciato. Com'è conciato? È tipo molto coperto male. D'acido senza un braccio. È coboldo, molto... no? Ci sono... È anche di dimensioni comuni. In questo momento ha le due Chrissegrim che lo piantano contro il l'altare. Allora, uso, siccome con 15 più 12, ah no, 27, lo prendo. Ok, allora lo prendo. Ah no, con l'artiglio. Manciate. L'artiglio! Quindi la sua è, prendi una manciata piccola ma sceglili. Allora, 8, 7, 15, 18, era un 3 questo sì, qua, sì. E 7, 25, 27, 29, più i 2 dadi da 6. Tieni. Allora, 29, più 7, 36, 36 più 6, 42, 52. Più 52. 844. 46. No, 46. Con il tuo ultimo colpo lo prendi proprio praticamente sotto alla gola e l'artiglio è talmente affilato e acuminato che vedi la testa rimanere appoggiata per un attimo e poi rotola per terra. Hai fatto un buco nell'altare. Io tolgo Chris Green dal corpo che cade a terra a riverso. Ah, finalmente. Sono molto più contento che sia morto qui piuttosto che da noi. Io mentre dice questo, per sicurezza prendo una grossa scaglia, se riesco a staccarla, e la lascio sull'altare per fargli capire all'imperatore che abbiamo fatto.
Io prendo la testa gocciolante, prendo la bambolina e faccio sgocciolare il sangue sulla bambolina e poi la butto. La bambolina, vedi che è proprio più tipo... Con le zampe, quelle di... Con le braccine di paglia. Io lascio la scaglia lì e gli lascio anche il mio elmo, non quello che mi ha dato lui. L'elmio. L'elmio. Il mio elmo. Fedele, ah. Chi è stato? L'altra cosa è che vi devo riportare tutti a casa. Ah no. Ma oh sì. Devi, perché devi? Perché deve andare così. Non è una buona risposta. È un'ottima risposta. Ci sono cose che non si possono evitare, tipo la morte, le tasse. Vero. E il tornare tutti nel futuro. Vero, le tasse. Ma e se lui non fosse d'accordo? Beh, può rimanere in questa stanza per sempre, per quanto mi riguarda. Cosa significa? Beh, quello adesso l'ho trasformato in un portale, quindi o ripassi dal portale o non esci più dalla stanza. È semplice. Posso scavare? Sì, puoi provare. Quando loro ti dice puoi provare, significa che no. Dove ci stai? Dove ci riporti? Beh, da dove quel deficiente di Fizz ha creato tutto sto casino? Cioè, da dove io vi ho detto di venire nel passato. Sta bene, Fizz? Sì, sì, è a casa, tranquillo. Io guardo le due Krisegrim. Vabbè, possiamo andare. E le prendi tutte e due? Certo. Che cazzo? Tain? Mm-hmm. Credo che una non sia... Vabbè, lasciamo perdere. Ma sì, al massimo si fa un paradosso, cosa vuoi che sia? Nulla di che. Ne abbiamo creati un sacco noi. Guarda, siamo qua in due. Non voglio sapere, voglio tornare alla tranquillità. Beh, vi riportiamo all'accademia. E questo è buono? No. Evidentemente... Beh, abbiamo salvato l'impero. L'imperatore. Non abbiamo evitato la guerra. Non lo saprà mai nessuno. Ah, ah, aspetta. Ah, okay. Lascia un secondo. L'imperatore. Esatto, stavo tirando fuori. Esimio imperatore. Tain Broxnar e Alphonse Mortimer Ginevra dei Visti di Acque Scure. Vi lasciano qui in dono per una missione riuscita perfettamente. Una delle scaglie del traditore. Sappiate che è morto soffrendo. E mentre la sua testa veniva recisa dal corpo, le nostre ultime parole sono state: questo è per l'impero. E più altre due o tre stronzate. Così e gli scrivi, in piccolo gli scrivo: sarebbe carino, visto che abbiamo salvato l'impero, l'imperatore e risolto un sacco di problemi, che almeno un po' nella storia venisse tramandata questa cosa con questi nomi. E gli metto... tu mi chiami di cognome? Al-Sorna. Nicandro Al-Sorna, il mio intero, e Broxnar delle bambole di pezzo, campione delle bambole di pezzo. Lui ovviamente ha scritto tutto silenziosamente, io lo guardo, gli dico, allora gli ha lasciato una nota con scritto di non fare la guerra al... Faccio una freccia in fondo. PS. No, freccia. Cioè, di tutto ciò di chi deve scrivere, non scrive. Unica cosa che serve di scrivere. L'ho scritta, sto scrivendo altro. L'ho già scritta, è la prima riga. La giro e mi nascosto dietro. Scrivo quella cosa e poi scrivo parte importante dall'altra parte. Una freccia. E la lascio sotto la scaglia. PS, non fare la guerra, esatto. All'arcimago. Perché il mondo potrebbe distrutto. Venire distrutto. Esatto. Ci sono, siamo pronti. Molto bene. Ok, il portale è là. Beh, vorrei dire che è stato un piacere, ma non credo che lo sia stato per nessuno. Bene, perché no? In effetti mi stanno sul cazzo e passo nel portale. Beh, è stato un piacere. Io allungo le mani. Ma? Stringo. Avevi qualcosa sulle mani? Anelli, guanti. I miei guanti. Normali. Si vede l'armatura. Ok, niente. È stato un grosso piacere. Ciao cane di parla. Ciao orco che parla. Se noi ci rivede, noi beve. Tu in fondo sei stato di aiuto. Sì, spero di riuscire a salvare. Chissà cosa succede adesso se torno indietro io
e non quest'altro Krubal. No, deve tornare indietro di altro Krubal che non è Krubal tu, perché se torna indietro di tu... Muoviti, ma non è... parla, e lo spingo nel portale. Grande. Ok, allora quindi io posso restare qui. Interessante. Entrate se la vedranno portale. Loro. Entrate nel portale. Per un attimo rivedete quel tunnel che avevate visto di luci quando siete entrati per la prima volta nel passato. E vi ritrovate di nuovo alla Rocca dello Sparviero. Messa, siete malconcia. No, come... no, è perfettamente in ordine. Io la prima cosa che controllo è se ho ancora il documento, quello firmato dal tizio gregario davanti all'arena dell'imperatore, dove l'imperatore ci invitava a... Sì, c'è. Ok. Io mi guardo attorno, guardo lo stato in cui era la Rocca dello Sparviero. O non ho capito un cazzo o le cose non sono andate come dovevano. Perché questo non è lo stato in cui l'abbiamo tira lasciata. Fuori le spade e guardo. Hai due spade. Beh, tutto sommato non sarà un gran problema. Qual è quella vera? Entrambe sono vere. Cerca di non farle toccare mai. Ma incrociare sarebbe male. Non lo so, ho letto una volta da qualche incrociamo parte i flussi. Che incrociare le spade, i paradossi potrebbe... Mi dovrò far fare dei poderi. Beh, missione compiuta. Arcimago. Non c'è nessuno. La villa però è tenuta benissimo. Ci sono solo dei teli a coprire. Questa non era la villa dell'Halfling, che poi in realtà era uno dei cani orchi? Sì, ma questa non... Quindi adesso è nostra. Ci sono... È dalla prima stagione che voglio un castello o qualcosa. Ci sono dei teli che coprono i mobili, come si usa fare nelle ville nobiliari. Che sono state lasciate. Quando non è la stagione in cui il nobile di turno vive qua. Io entro per vedere e frugo. Questo non è il posto che abbiamo lasciato. Era in rovina quando ce ne siamo andati. Magari l'ha riparato. Quanto siamo stati via? Chi lo sa? Magari un anno. Vediamo dentro, ci sarà qualche documento. Vediamo le date. Hai ragione. L'ultimo documento che trovi sono delle ricevute di mercanti. Sono di 3-4 mesi prima che voi partiste. Ok, e sono... Chi è l'intestatario, sembra, della casa? Non è un nome di quelli che avevamo visto in giro? No. Quindi è Lord Debris. Quindi non è nostra. A meno che non sappia che è morto nell'attacco all'accademia. È abbattuto. 6 8, 14, 21. No, era un nobile che era morto ancora molto prima dell'attacco alla Cadena. E che appartiene adesso in teoria alla casa? In realtà nessuno, perché lui non aveva avuto eredi, quindi la casa era andata... Allora saccheggio. È anche uno dei motivi per cui non era stata messa a posto dopo quel terremoto che l'aveva ridotta. Beh, a così. Quanto pare, se queste potrebbero comunque essere arrivate veramente 3 mesi fa, vi faccio vedere... O forse sono 3 mesi, c'è una scelta. Almeno più o meno allo stesso tempo. Più o meno. Sì, qualche mese al massimo. Forse è passato il tempo che abbiamo trascorso. Quanto siamo stati indietro? Una settimana. Una settimana, 10 giorni. Beh, missione compiuta. Tu hai 2 spade. Tu hai vendicato la tua tribù. Fitz, non sappiamo dov'è. Io sono diventato un grande guerriero, campione dell'arena. Questo è decisamente vero. E dobbiamo tornare... Sì, condiscendente. E dobbiamo tornare all'Accademia per capire se è la nostra, se cosa è successo, cosa non è successo. Per vedere se si ricordano, sai, gli ho scritto qualcosina in più all'imperatore. Senza considerare che dovremmo anche... Prima che ce ne andassimo, non si sa mai. Non solo, se in questa linea temporale l'attacco del Lich, del signore di Lich, non è ancora avvenuto. No, ma è una simulazione... No, 3 mesi nel passato. Non 3 mesi dopo. 3 mesi nel passato. Esatto, non sono... Mancano ancora 3 mesi a quell'attacco, che però in realtà era una messa in scena. No, ma secondo me allora siamo giusti. Potremmo essere un po' di tempo dopo, non è detto che queste ricevute siano... Ah, certo. Ma non possiamo... Ma non c'era un villaggio qua vicino, qualcosa? Ah, certo! Sì. Il mio villaggio! Andiamo a vedere lì, sapremo subito. Ah, di certo mi risponderanno. Io intanto, se c'è qualcosa di valore nella casa, la prendo. Ma non al contrario di legge? No, è abbandonata. Casa? È abbandonata. Ma no, non abbandonata, gente è solo andata via perché non è stagione. No, non dai documenti. Brosnar, ma che ti frega? Dai documenti abbandonata, in più devi... Allora fare così, se tu ruba qui io uccide. Il primo che incontra che rompe scatole io posso uccidere senza che tu rompa scatole. No, facciamo così, se è veramente di qualcuno restituirò tutto. Ma se tu non puoi conoscere chi restituire, cosa vuol dire questo patto? No, patto intelligente. Però io posso vedere se tu uccidi.
e prendo, inizio a frugare nelle casse ignorandolo. E io uccido. C'è veramente un sacco di roba. Ci sono cose di tutti i giorni, ci sono provviste, ci sono gioielli, ci sono. C'è gente via. Ah, ma quindi cioè ci sono gioielli. Gioielli, vestiti. Piatti, no, prego, prendi pure. La foto della figlia. Esatto. Il passato non è ancora morto. Da quanto sembra che ci ha messo piede la gente qui dentro? Un paio di mesi. L'ultima volta. Noi sappiamo da anni invece. Sì. Almeno una trentina d'anni. C'è un gioiello col simbolo della casa? Un gioiello? No, ci sono degli arazzi alle pareti. Però qualcosa di valore, un arazzo. Qualcosa di fortemente di valore contenibile, riconducibile alla casa o al nobile? Beh, magari qualche piccolo ritratto. Di valore? Sai quanto costa fare un ritratto? Vabbè, allora mi solo prendo uno di quelli. Ok. E io sono pacifico. Ok. Tranquillo. Invece pacifico per quanto può esserlo. Tranquillo. E quello che voglio fare è tornare verso l'Accademia. Ok. No, prima andiamo al villaggio. No, intanto da lì dobbiamo passare. Cioè, tornare verso l'Accademia dobbiamo arrivare, passare dal villaggio, arrivare fino al porto, prendere la nave e tornare all'Accademia. Quindi ce ne sarà di strada da fare. E mentre uscite dalla casa, che vi rendete conto essere chiusa, è stata chiusa a chiave la porta. Ah, ok. Ma forzando un po' la serratura si riesce ad aprire. Uscite da Rocca dello Sparviero, non vedete, vi ricordate che la rocca era su questo altopiano che era franato, sì, sì. È tutto perfettamente in ordine, la collina non ha quella faglia in mezzo, non c'è il sentiero distrutto, e vi sembra che appena poco sotto all'altopiano ci sia già un ricco via vai di persone. Forse c'è un villaggio molto più vicino di quello. Io mi volto dedicato al crociato. Mi volto verso Al e Brockstar e dico: sarà mai che la guerra fra l'imperatore e l'arcimago non ci sia mai stata, e che quindi gli smottamenti causati dalle loro dai loro casini e tutti i terremoti dopo non ci siano stati? O magari in questo villaggio non è mai passato il crociato e quindi adesso sono floridi. Siete ancora all'altopiano, e non siete ancora al villaggio. Siamo lontani dal villaggio. Ed è diverso il panorama? Eh sì. Ma perché noi invece di riflettere su cose che non sa, non va in giro a chiedere cose? Così noi camminando verso... ci stiamo... supporto. Ci state passare scendendo. Il tempo, sai, si parla. Parla. Non è che possiamo ammazzarci tra di noi ogni volta. No, ma tu potrai fare esercizio. Utile. Io non ho bisogno di esercizio. Hai visto il drago? Oh, picchio Broxnar, il mio odio per lui. Mentre stiamo andando, il mio odio per lui è atavico. Oh, devo ucciderlo. Oh, ma il bardo mi fa più casino, mi ha fatto più male. Si è girato su di me. Bella cosa degli orchi, ho vinto io quell'Orcamenia. Si è girato su di me, io ero il pericolo maggiore. Tu non parlare di Orcamenia, tu non sai cos'è Orcamenia. Il giorno in cui tu prende nano e lancia contro qualcuno, allora tu potrai parlare di Orcamenia. Io ho fatto girare il drago che ha ucciso tutti gli non altri. Interessa drago, interessa nano. L'ho spaventato. Io sono andato un po' avanti. Tu non l'hai spaventato, anzi sei tu che dovresti allenarti. Se vuoi ti posso aiutare. No, per favore, già fatti i tuoi allenamenti. E mentre scendete l'altopiano finisce la 17ª puntata di 13ª era. Ti fa 30. Vuoi sapere in che anno siamo? Eh sì. La 17ª puntata di 13ª era fa 30 in tutto. Spooky. 13ª era, se lo volete comprare, lo trovate linkato nelle note alla puntata. Now. Se comprate quello o altre cose, passando però dal link che trovate nelle note, Amazon gira parte dei soldi a noi. Se non vi piace comprare su Amazon o non avete una carta di credito, per cui non potete comprare su Amazon, potete comunque fare una donazione, regalarci qualche cosa di fisico mandandocelo, scriveteci a fumblegdr
per sapere dove mandarlo. Oh yeah. Potete comprare il manuale di Urban Heroes andando su fumblegdr.it/shop e usando il codice FumbleNow. Ci sono dei posti che hanno detto: se usano il codice FumbleNow io uno sconto glielo faccio. Vero. Esatto. Quindi tipo, voi usatelo a caso, perché poi magari vi chiedono e ci contattano. Tipo un agriturismo. Posti dove si mangia bene. Esatto, un agriturismo in Veneto. Ciao Andrea. Zio Can. E, zio. Zio. Settimana prossima non giochiamo a tredicesima era, ma giochiamo alla metà. Seven Sea, la metà abbondante. Per eccesso. Esatto. Giochiamo a Seven Sea con Nicola De Gobbis, che l'ha portato in Italia, quindi lo conosce, quindi anche se le regole le so a spanne va bene lo stesso. Lui aiuterà. C'è da dire che Seven Sea ha di bello che è molto molto tanto narrativo. Bene, bene, bene. Quindi bene. Non c'è bisogno di sapere migliaia ma di regole. Ma è ambientato in mare? È ambientato in mare oppure per, su terra. È piratesco, cioè nel senso... È di cappa e spada. C'è la possibilità di giocarlo con i pirati, c'è la possibilità di giocare più una specie di intrigo a corte. Quindi, 1600 tipo la storia fantastica? Sì. Quindi posso fare Fizzik? No, di nuovo no, basta. Io faccio il pirata nero. Basta che non fate Inigo Montoya perché... Come? Mi nombre... No, sarà Inigo Montoya. È Nicandro al Zorn. Preparatevi a morire. Tu hai ucciso Nicandro, preparatevi a morire. L'altra cosa, vi ricordo, iniziate a segnarvelo sul calendario, il 17 giugno, Free RPG Day. Yes. Potete giocare a Clotes. Potete giocare a Clotes e portarvi a casa le regole base di Clotes. Oh, yes. Stampate, addirittura. Wow. E dalle 10 del mattino alle 2 di notte, staccano visti. Però, fino in io fondo. Ci sarò al 99%, dipende quell'1% se fa troppo caldo. Claudio e tutta la cocaina che utilizzerà. Per ma vai, Guaranà. Ah, ricordati di masticarlo. Assolutamente okay. Importante, se no non funziona. Assolutamente esatto. Sì. E che dire, ci sentiamo settimana prossima. Grazie a chi ci ascolta e a chi ci guarda in diretta. Grazie che ha fatto binge 3 settimane, 3 stagioni. Esatto. Grazie a tutti. Eh? Sì. Lasciate grazie. Delle recensioni su iTunes a 5 spade Chris Grimm. Soffi di drago anche. A 5 soffi di drago. A 5 soffi del nero. O a 5 dadi da 6 di danno extra, ma solo sul danno melee del primo attacco. Esatto. Se che, è giovedì. Che non si dimezzano qualora l'attacco fallisse. Ci sentiamo settimana prossima, sempre con Fumble, ma con un altro gioco. Ciao! Settimana prossima. Ciao! Fumble now.